Prova. Prova. Prova.
Ciao a tutti! Probabilmente ci state già vedendo. Benvenuti a questa terza giornata di Open Studio Online, sponsorizzato fortunatamente da Lucca Comics. E insieme a noi, come potete vedere, al lavoro su Venom, quelle che vedete sono le mani di Luca Strati, a cui diamo veramente un caloroso benvenuto. Ciao Luca, ti Ciao. ringraziamo un sacco di essere insieme a noi oggi. Ciao Marco, grazie a te per l'invito. È un piacere comunque poter condividere questa cosa insieme. Veramente, per chi non lo sapesse, io e Luca ci conosciamo bene perché tutti gli eventi, diciamo, del nostro settore li facciamo insieme. Siamo spesso vicini di tavolo, siamo spesso a fare cose molto simili e è nata veramente una stima dopo tutte le volte che ci vediamo durante l'anno e lavoriamo insieme davanti al pubblico. Purtroppo anche Luca, come me esattamente, ha avuto lo stesso problema di non poter incontrare nessuno e quindi non avere neanche la possibilità né di mostrare né di agevolare l'acquisto a tanti che a causa di questo virus che non ha reso possibile fare le fiere. Ecco perché l'Open Studio Online, pensato proprio come uno studio che si apre al pubblico, ha voluto includere anche lo studio di Luca. E quindi, a parte questo preambolo iniziale dove lo salutiamo, dove vi abbiamo spiegato come mai ci conosciamo, ma per tutta l'ora che seguirà, vogliamo veramente incoraggiarvi a chiedere a Luca tutto quello che volete. Io leggerò in diretta i commenti, così Luca potrà rispondere. E veramente vogliamo che possa avere Luca, possa avere io, possano avere tutte le persone che ci stanno guardando lo spazio che giustamente quest'anno non è stato possibile avere. Quindi Luca, adesso passo la palla a te. Dici pure cosa stai facendo, cosa hai fatto in questo periodo e come te la sei passata anche durante questo lockdown o comunque tutto quest'anno un po' difficile. Ah, allora, vabbè, il periodo è difficile un po' per tutti, quindi non è una cosa nuova. Il lockdown, ti dirò, non è andato malissimo, perché comunque la vita che facciamo noi, bene o male, è quasi sempre a casa a lavorare, quindi diciamo non c'è stata questa grande differenza. Parlando anche con altri colleghi, mi sono reso conto che il disagio lì non c'è stato. È chiaro che ci sono stati dei rallentamenti, delle cose che dovevano partire, che non sono partite, distribuzioni andate a farsi friggere. Quindi, diciamo, sotto quell'aspetto lì un po' di disagio c'è stato. Però a livello tipo devi stare chiuso in casa, vabbè, si fa, insomma, ecco. Comunque ci abbiamo sempre da fare a casa. Penso, Ah, immagino anche quello è tu. benissimo, certo. E quindi niente, comunque ho lavorato, ho continuato a fare sia commissioni private che qualche copertina per Dynamite principalmente, quindi per Red Sonja, che c'è stato questo crossover tra Red Sonja e Mars Attack, che è una cosa un po' particolare, però è stato Certo. anche interessante da fare. Eh E sì. niente. Adesso ti vediamo al lavoro su questo ipertrofico Venom. Ci vuoi raccontare un po' per cosa lo stai facendo, come mai, qual è l'idea di base? E tra l'altro, prima che inizi a rispondere, siccome vedo delle persone collegate con Instagram, oggi mi sono organizzato meglio. Dopo 2 giorni di dirette sto iniziando a capire qualcosa. Quindi mi sono organizzato potendo vedere un po' tutto. C'ho tutto sott'occhio oggi. Quindi a tutti gli Ok. amici che seguono tramite YouTube, Facebook e Instagram, che devo dire è la piattaforma che crea più pubblico. Allora ci sono già delle persone che ci ascoltano, quindi vi esorto a fare a Luca ancora una volta tutte le domande che volete su questo Venom, sui suoi lavori. Tra l'altro, Luca, mentre ci spieghi di Venom, per favore, di anche a tutte le persone che ci guardano. Quali sono un po' i tuoi contatti, i tuoi canali per poter acquistare le tue cose, farti delle domande, degli ordini? Allora, i miei contatti, i miei canali sono, ovviamente c'è, vabbè, ho una pagina Facebook sia artistica
che personale, ma potete scrivermi in entrambi i casi, in tutte e due le pagine. Poi ho una pagina Instagram, Luca Strati Art, la pagina Twitter, sempre Luca Strati Art. Non è difficile trovarmi, nel senso che sono in un po' di social, il nome è sempre quello. Quindi una volta avviata la ricerca, vengono visualizzate queste cose qui. Però ecco, questi sono i canali principali su cui potete contattarmi e avere anche delle notizie. Ecco, questo è molto importante, un po' lo stesso setting, la stessa impostazione che uso anche io. Di sì. Sicuro questo suffisso art ci aiuta a capire di cosa ci occupiamo, sono tre lettere, è corto, accanto al nome e al cognome, quindi è facile da ricordare e da cercare. Insieme a noi in questo momento ci sono un po' di persone che c'erano anche in questi giorni, e salutiamo Nicola De Santis, Marco Bugetti, e veramente se volete intervenire fa piacere che la cosa sia interattiva, anche perché lo scopo di aprire lo studio, sia il mio che quello di Luca, non è tanto quello di fare dei monologhi. Certo, se vi vogliamo, vi dobbiamo spiegare qualcosa, lo possiamo fare, però è veramente veramente importante che, come se fossimo a Luca Comics, voi vi possiate fermare davanti allo stand e chiederci quello che volete. Una delle domande più gettonate è proprio: ma come fai? Come realizzi questa cosa? Quindi guardate adesso quello che sta facendo Luca, sta mettendo dei punti di luce, prima aveva già impostato delle ombre, quindi sentitevi liberi. Dottor Sassaroli, un altro nuovo partecipante, lo salutiamo. Quindi sentitevi liberi di intervenire. Io sì, avevo già, comunque, quando tu mi hai chiesto perché stai facendo sto Venom, lo sto facendo per la diretta, prima cosa di tutto, perché non avevo niente, insomma, cioè ce l'ho una cosa cominciata, ma troppe tette, troppo grande, non valeva la pena. Allora ho pensato di impostare questo Venom e niente, mi sembrava anche una cosa un pochino più a tema. Certo che sì, anche perché ve lo mostro un attimino nella zona piccolina, nella mia altra telecamera è inquadrato questo Miles Morales che sto finendo, e quindi, come potete vedere, è veramente una bella idea avere in contrapposizione il nuovo Spider-Man tanto amato. Tra una ventina di giorni uscirà un videogioco per PlayStation 5 che veramente i fan non vedono l'ora di avere tra le mani, a contrasto con questo Venom, nemico giurato da sempre dell'arrampica muri, quindi una scelta assolutamente azzeccata. Infatti l'ho fatta un po' per quello, pensavo, sapendo del tuo Miles, ho detto vediamo di fare qualcosa a tema. Eh sì. Allora, vedo che sei partito dalle ombre, come spesso si fa, ora stai stendendo del colore. Qual è un po' la tua idea di base? Allora, devo essere sincero, in genere questo è il metodo più o meno che adopero, però per questa volta, dato che devo fare delle cose anche molto di fretta, quindi abbiamo solo un'ora, quindi devo un po' gestirmi il poco tempo, però in genere questo, ecco, comincio dalle ombre, prima abbozzo un'idea, cerco di avere un'idea di base che sia piuttosto definita, non è sempre così, però abbastanza definita da capire dove voglio andare a parare. E dopo piano piano piazzo le ombre, gestisco un po' le luci, vedo un po' tipo l'atmosfera che gli voglio dare. Ora in questo caso lui sarà in una fognatura, quindi sto impostando un po' quello che voglio fare, ecco. Però lavoro spesso anche un po' di improvvisazione, quindi man mano che lo faccio vedo un po' come si sviluppa, ecco, mi piace anche un po' questo. La matita qui è molto abbozzata, è proprio quattro linee per cercare di capire, poi man mano sto mettendo le luci per dargli un po' la volumetria. Certo, questo è un metodo, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, è veramente un metodo che molto usato, uso anche io questo metodo, ho cercato di dirlo anche in qualche altro video, c'è una componente di improvvisazione nel
nella stesura comunque di tutti i componenti che vanno a creare un'immagine che è veramente quasi imprevedibile. Ci sono dei cambi di idea, dei cambi di direzione che non sono qualcosa che nascono perché uno non aveva un'idea chiara in mente, più che altro sono raffinamenti dell'idea originale. Guardate la mano di Luca come si muove tra colori di contrasto, sfumature, ombre e luci. Stai usando gli acrilici? Sì, dimmi, scusami. No, scusa se ti ho interrotto, ti ho chiesto solo se stavi usando l'acrilico. Sì, sto usando l'acrilico perché la stessa cosa nel fatto della live, preferivo usare gli acrilici perché sono anche più veloci e possono vedere un effetto già un pochino più avanzato in questo contesto qui. Certo. Però salutiamo Moreno, salutiamo Yuri. In genere preferisco l'olio. Sì, in genere sì. Mi dà un pochino più rilassante, no? Dipende dalle, come sei tu, dalle, diciamo, necessità tempistiche, no? Quelle tempistiche lavorative, dipende. Quando mi danno più tempo ho la possibilità di fare delle cose un pochino più elaborate, adopero l'olio. Se no, devo ripiegare comunque su un acrilico, che non mi dispiace. Certo. Perché... Sono contento che hai parlato dell'olio, perché proprio ieri in diretta un utente ci chiedeva dell'olio e citava anche Riccardo Federici. Riccardo nei work in progress che mette un po' online mentre lavora non utilizza l'olio, ma sicuramente per motivi di scadenza. L'unico che riesce un po' a farlo è Lucio Parrillo, e sono contento per tutti quelli che ci seguono di avere un artista che predilige, che usa tantissimo l'olio a differenza mia. Io mi muovo soprattutto sull'acrilico, e quindi scatenate tutte le vostre domande anche per quanto riguarda la lavorazione dell'olio, perché veramente avete una persona molto più esperta di me che ve ne può parlare. Quindi scatenatevi pure, io riporterò le vostre domande a Luca. Marco, io invece ho una domanda io. Come mai invece tu con l'olio non hai mai provato? Io in realtà ho provato. Io in realtà ho provato, mi piace, e mi piace molto questa componente pastosa che c'ha l'olio. Penso che è un materiale bellissimo per poter comunicare proprio delle emozioni che si trasmettono con la pennellata, con il colore che non varia mai, no? Perché se qualcuno lo sapesse, a seconda del metodo che utilizzi, acrilico, tempera, qualsiasi cosa tu utilizzi, il colore ha delle variazioni. Per esempio l'acrilico tende a schiarire una volta che secca, altri colori tendono a scurire, e invece l'olio, come potete vedere da un po' i quadri anche storici, tende a rimanere invariato. L'olio si sporca con gli strati di tempo, polvere e tutte un po' le cose che ci sono nell'aria nei vari anni tendono a farlo sporcare, quindi tanti restauratori non fanno altro che, come processo preliminare, andare a ripulire questo strato semplicemente di sporco dalla pittura a olio, ma quello che c'è sotto è esattamente lo stesso colore di quando è stato usato. Quindi l'olio ha delle proprietà assolutamente vantaggiose, è forse quello più difficile da lavorare, ma quello che dà anche un risultato molto più bello. Quindi io per motivi di tempo non lo uso con regolarità, ma le volte che ho modo di farlo mi ci diverto tantissimo. Ok, era una mia curiosità, perché certo, era un pochino, ecco. A volte quando uso l'acquerello mi avvalgo anche di questa palette che vi mostro in camera, Luca Strati Palette. Ah, grande, c'è quella. Questa me l'ha regalata Luca in fiera, e sono proprio una selezione di... Mi metto un attimo in full screen così mi possono vedere anche gli amici di Instagram, sì. Che ovviamente sto inquadrando te. Questa è la palette di Luca, e sono colori che ha selezionato lui e che si possono usare direttamente su questo foglio d'acquerello molto spesso. Questa palette di watercolor e acquerelli di qualità extra fini, brandizzata da Daniel Smith,
E guardate che bel lavoro ha fatto Luca cercando questi colori veramente bellissimi, eh? Ora ritorno su C'è Luca. una... Ho cercato di trovare dei colori interessanti che sono tantissimi, eh. In genere gli americani tendono ad avere molti colori. Tu guardi anche i Liquitex, e quindi sceglierli non è stato proprio facile. Certo che sì, certo. Salutiamo Alex Ricciutelli. Alex. Intervenite pure. Alex. Ci è arrivato un messaggio, tra l'altro, dal nostro prossimo ospite, che è una conoscenza di entrambi, ovvero Mirko Leo, lo scarabocchiatore, è insieme a noi. Salutami, Luca. Salutalo tanto. Quindi il caro Mirko sarà al termine della nostra sessione live painting, sarà collegato insieme a noi e vi voglio solo preparare proprio mentalmente perché mi ha mandato tantissimo materiale e quindi quello che vi vuole far vedere, io a tutti i miei ospiti avevo chiesto, fate vedere qualcosa in anteprima se vi fa piacere, no? Mostrate un po' quello che fate e quello che volete fare. E veramente Mirko ha deciso di omaggiarvi facendovi vedere tante cose, come anche Luca che vi sta facendo vedere proprio in diretta quello che sta facendo. Tra l'altro, Luca, questo qua poi sarà disponibile per la vendita. Se qualcuno è interessato, ti può contattare. Sì, assolutamente. Assolutamente, quello possono contattarmi direttamente. Ora, ovviamente non lo finirò in un'ora e mezzo, però se a qualcuno interessa, poi viene finito e potranno averlo, ecco, sì. Quello sì. Perfetto, quindi tenete conto anche questo, che tutto quello che vedete un po' in queste live sponsorizzate da Lucca Comics sono tutti comunque prodotti che se volete potete acquistare. Quello che sta facendo Luca, il Miles Morales che sto facendo io e ieri l'Abstemious Fashion Wear, la casa... il brand di moda per il quale faccio le illustrazioni ai loro prodotti, ha addirittura messo per la durata di questa Lucca Comics online in uno sconto di 5 euro a tutti quelli che acquisteranno i nostri prodotti tramite appunto un contatto con me, con l'Open Studio Online. Quindi lo stesso quello che vi farà vedere lo scarabocchiatore potete sicuramente acquistarlo sui suoi canali e ovviamente ci tengo a dire che tutta questa idea nasce e muore in modo gratuito, nel senso che gli ospiti non pagano niente, io non pago niente, Luca Comics non mi paga niente e quindi è solo una vetrina che vi può aiutare a vedere quello che abbiamo fatto e se vi fa piacere acquistare qualcosa di qualche che sta facendo qualche italiano prodotto in Italia con strumenti italiani, anche per un po' di aiutarci a rimetterci un po' in sesto in questo anno così difficile. Salutiamo Stefano Casati. Ti piace come personaggio Venom, Luca? Sì, Venom, sì, assolutamente. È un personaggio interessante. Adoro di più come lo facevano nei fumetti. Nei film ora sta diventando un pochino troppo supereroe per i miei gusti. Però, Sì, cioè, anche nei fumetti c'ha avuto sta deriva a un certo punto. Però, insomma, è pur sempre un alieno interessante che ha avuto il suo da fare. E, il film diciamo l'hai che il visto? film ha lasciato veramente un po' insoddisfatti, vero? Insomma, cioè, l'ho visto, mi aspettavo peggio, mi aspettavo un gran porcaio perché non è proprio un personaggio facile da riportare, però insomma, mi aspettavo peggio, dai, mi aspettavo peggio, non ti dico che mi ha fatto impazzire, però insomma, meglio, Eh sì. avevo più paura.
Guardate cosa sta facendo Luca. Luca sta mettendo delle luci e le sfuma mano a mano fin quando non arrivano al livello di luminosità che vuole. Vedete che lavora con tre pennelli in mano. Con uno sì. Il colore e con gli altri li sfuma. Guardate che lavorazione interessante. Eh sì, perché questo è un derivato un po' dell'olio, nel senso che ho trovato, applico più o meno la stessa tecnica, solo che siccome c'è la metà del tempo non puoi farlo per bene. Veramente, veramente interessante vederti all'opera. Penso che sia interessante per me, che comunque anch'io lo faccio di lavoro. Chissà com'è interessante confrontare le tecniche, i movimenti, tutte le procedure anche per tutti gli altri utenti. Ovviamente chi non ci sta seguendo in diretta non perderà la possibilità di vedere Luca al lavoro in questo momento, perché noi metteremo in differita questa diretta, appunto la vorrei editare in modo che ci potessero essere anche i sottotitoli in inglese per tutti i nostri amici all'estero che appunto non stanno diciamo comprendendo appieno quello che stiamo facendo. Tra l'altro, se ti fa piacere Luca, se te la senti, se no ti do una mano, possiamo anche fare proprio un saluto ai nostri clienti e amici dall'altra parte del mondo. Sì, certo. Tipo in che modo? Come pensavi? No, se ora non so se vuoi nominare proprio qualcuno per nome, ma se vuoi dire qualcosa in inglese in modo che ti possono poi ascoltare, vai liberamente. Ma guarda, meglio con i sottotitoli. Faccio più bella. No, non c'è problema. Non ce l'ho nessuno ora personalmente da salutare. Poi ti dico, quando sono piuttosto concentrato, insomma, faccio un po' di fatica poi a fare alcune cose. Hai ragione, guarda, ti capisco. Senti, invece in media tu quanto ci metti a fare i quadri? Bella domanda. Allora, ovviamente come penso che una risposta che daresti anche tu è che dipende dal tipo di cose che dobbiamo fare. Certo, possiamo stabilire, diciamo, una media andando su quello che io definisco, che un po' si definisce formato standard, nel senso che illustrazioni come quelle che sta facendo adesso, come quella che sta facendo adesso Luca, in genere vengono fatti su un formato che si aggira tra la 3 e la 3 più, quindi siamo su una dimensione più o meno di 33 per 48 centimetri. Ovviamente dipende la complessità dell'immagine, quanto sfondo c'è, quanti personaggi. Diciamo che più vado avanti e cerco qualità e più ovviamente rallento un pochino, quindi ci sono delle immagini che mi richiedono decine e decine di ore di lavoro, altre che me ne richiedono anche di più. Tipo, come anteprima vi dico che il progetto che vi farò vedere appunto domenica ha richiesto tipo 150 ore a immagine, e quindi ecco, questo ve lo anticipo, però diciamo che in qualche decina di ora si riesce a fare qualcosa di bellino. Luca Almeida Marini ti dice: senpai, la tecnica a tre pennelli, bellissimo. Sì, è un mio allievo, e anche a loro ogni tanto gliela insegno questa tecnica dei tre pennelli, no? Chiamiamola così. Molto interessante. E Luca, tu quindi stai lavorando con Dynamite e alla scuola, giusto? Sì, io insegno all'Hack Academy a Jesi, sono insegnante di acrilico e olio, quindi sono sì, attualmente sto ormai un po' di anni che lavoro lì. Beh, mi trovo molto bene. Io penso che insomma l'insegnamento è una cosa che aiuta molto anche chi deve insegnare, ecco,
un po' come cercare di ripassare in continuazione tutte le cose. Mi sono accorto di questa cosa qua, che magari alcune cose le dai per scontate e poi le devi spiegare, quindi devi ricapirle in qualche modo, o meglio, magari sono automatismi che devi invece razionalizzare e spiegare. Non è una cosa, diciamo, così semplice, ecco. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà. Ma mi trovo proprio d'accordissimo con quello che dici. Ci sono alcune cose che ci vengono naturale perché le abbiamo metabolizzate con provando e riprovando e riprovando. Quindi il processo di andarle a spiegare si aggiunge a quello che abbiamo imparato in modo quasi meccanico nella nostra mente, sbagliando, rifacendo, riprovando. Quindi è veramente interessante quello che stai dicendo anche per quanto riguarda l'insegnamento. Sì, no, ovviamente è una cosa... Ti assicuro, poi sai come si dice, no? Il grande maestro è quello che impara dai propri allievi. Ci sono delle volte che gli allievi ti danno delle, nonostante tu gli dica delle direzioni, loro magari trovano, a volte, cioè non è che, quando trovano delle situazioni alternative funzionali, è una cosa interessante. Certo, a volte fanno i cazzi loro e quindi sbagliano, no? Solo per il gusto di non seguire. Però qualche volta succede ed è una bella sorpresa. Molto bello quello che stai dicendo, infatti si vede che comunque apprezzano quello che gli insegni, perché appunto hai visto, abbiamo avuto un commento di uno dei tuoi allievi. Sì, mi fa piacere che ci sia in live, che ci sta seguendo. Guardate quanta... L'unica cosa che non... Dimmi Luca. No, stavo pensando a livello estetico. Ultimamente a Venom spesso gli hanno levato il ragno davanti. Io penso che a sto giro glielo levo anch'io, per la mia prima volta, perché l'ho sempre fatto, l'ho sempre sostenuto essere la parte fondamentale, diciamo, di Nemesi, di Spider-Man, no? Però ultimamente sembra che cerchino anche un po' di staccarsi da questa cosa. Giustamente, proprio anche a livello cinematografico hanno deciso di rimuovere il ragno perché la Marvel, o meglio la Disney, aveva acquisito per milioni di dollari, si era ricomprata tutti i diritti dell'uomo ragno, e la Sony, non potendo, diciamo, continuare tutto il brand che aveva iniziato nel 2001 con Spider-Man, ha voluto fare qualcosa che riguardasse Spider-Man, ovvero il film di Venom, che è stato progettato con una continuità, però diciamo, per non avere un collegamento tra le due major così prepotente, hanno tolto quello che è il simbolo, mitigandolo con tutte le vene che seguono il corpo di Venom bianche, quindi c'è sempre un po' quella sensazione di bianco su nero, però andando a eliminare il simbolo così riconoscibile di Venom. Sì, è giusto. Anche se a me quelle vene bianche mi fanno alquanto schifo, sono molto brutale, ma mi fanno schifo in maniera invereconda, cioè sembrano, sai, ad Arezzo ci sono i fegatelli, è la stessa cosa. Sembrano queste salsicce con queste venature di grasso, non le posso vedere. Certo. Alex Ricciutelli ci ha mandato un pollicino alzato. Mi raccomando, chiunque sia in ascolto o collegato su YouTube, Facebook o Instagram, non vi trattenete, feel free di poter commentare e fare domande a Luca su qualsiasi cosa, perché io riesco a vedere i vostri commenti e li posso mettere in sovraimpressione, a parte quelli di Instagram, e rivolgerli a Luca, che è concentrato. E come possiamo vedere la sua mano va da sola dove deve andare, quindi per non disturbarlo vi faccio un po' io da moderatore. No, grazie.
Senti Marco, tu invece che carta usi? C'hai una carta particolare che ti piace? Sì, allora io veramente sono un appassionato dei vari tipi di carta e mi piace impostare, diciamo, decido il tipo di carta in base a quello che devo fare. Per esempio, se devo fare degli sketch, mi piace anche tanto la carta da spolvero, che ha quel colore crema ed è molto ruvida e dà soddisfazione, anche se la grammatura è veramente bassa. E per quanto riguarda la pittura, la mia preferita in assoluto è una carta che si chiama Fabriano Artistico, se non erro, ed è addirittura di 640 grammi, una carta importante anche come costo, ma la considero la carta delle grandi occasioni. Quando devo fare qualcosa di molto importante, o perché è importante il progetto, o perché appunto il committente richiede una cosa particolarmente pregiata, ho la mia piccola dispensa con questi fogli pronti e vado a tingere da là. Invece, per i progetti, diciamo, ordinari, che non richiedono situazioni di particolare proprio pregio per tutta una serie di motivi, uso comunque dei fogli che vanno dal 220 grammi, che è un po' la base, al 350, 400 carta d'acquerello, dipende. Però ecco, sono un grande fan della bella carta ruvida che abbia anche una bella texture che viene riportata, che si vede poi nelle pennellate. Ah, ok. No, quell'artistico Fabriano l'adopero anch'io, però non da 600, mi limito al 300, la trovo comunque un'ottima carta. Sì, molto molto bella. E tu invece per questo Venom cosa stai utilizzando? Allora, praticamente sto utilizzando, io siccome adopero molti album da disegno, una volta finiti spesso hanno questi cartoni dietro, diciamo, quello che sorregge tutto l'album. E questo è uno di quelli, cioè mi prendo il cartoncino dietro e ci dipingo. Sinceramente, proprio per non sprecare niente, tendo a usare anche quello. È la stessa cosa che faccio anch'io, Luca, e ti apprezzo per averlo detto perché vorrei anche in pochi secondi lanciare una sorta di messaggio positivo, nel senso che io tipo anche sul mio sito l'avevo scritto che noi qua in studio cerchiamo di stare attenti alla carta e a differenziarla e a utilizzarla con parsimonia, perché sappiamo che la carta è uno di quei materiali, diciamo, che possiamo definire inquinanti, perché la carta sì, la ricicli, ma l'editoria va avanti con la carta che comunque viene, tra virgolette, tolta alla natura. Quindi, siccome io amo la carta, lavoro con la carta e ci tengo, io cerco veramente di utilizzarla avendone rispetto. Cerco di lavorare anch'io sui retri dei fogli. Se ho sbagliato un foglio, lo annerisco e lavoro dall'altra parte. Io non mi vergogno, l'ho anche proprio scritto sul sito. Oppure i materiali di recupero, come sta facendo Luca, i fondi dei cartoncini, anch'io li uso sempre. Oppure sulla stampante abbiamo un raccoglitore con tutti i fogli da riutilizzare nel lato inverso. Fotocopie sbagliate non si buttano, si utilizza il lato bianco dietro. Quindi veramente vogliamo stare attenti anche a questo aspetto, perché noi ne facciamo un grandissimo uso della carta. Esatto, no, ma al di là io non ci faccio tante cose diciamo ecologiche, semplicemente ci dipingo bene, non mi va di buttarlo. Ho sempre pensato che comunque la carta è sempre bene recuperarla quando è una buona carta. Quindi Chiaro. apprezzo. Poi, tra l'altro, anche la carta riciclata è buona, eh? Ci sono delle belle cose anche con la carta riciclata. Certo. È un po' quello che comunque i nostri clienti e committenti vanno ad acquistare, dei lavori fatti con materiali buoni, spesso materiali italiani, da noi che siamo italiani, e
quel tipo di qualità di studio, di ore e ore di lavoro, è quello che effettivamente viene pagato. Lo stavamo spiegando giovedì con gli amici di Annina Art e My Nerd Life, proprio su questo, che come state vedendo Luca sta facendo un bel lavoro con dei bei materiali, ci dedica tempo, studia, insegna, lavora, e quindi tutto quello che appunto pagate quando acquistate qualcosa è proprio quello che state vedendo, lo sforzo, la qualità, è questo quello che vogliamo comunque far vedere a tutti. Sì, poi ci si dipinge bene qui, non pensavo. Ho fatto un po' un esperimento, perché l'avevo preparato, ma non l'avevo mai provato. Allora, vediamo un po' quello che viene fuori. Allora. Sta prendendo veramente forma, c'è già un contrasto, almeno a video il colore di Venom è tra, c'è una componente violacea e appunto poi gli scuri, e mentre lo sfondo sta prendendo veramente diverse tonalità di verde tendente al turchese, veramente un bel contrasto di colori. Sto cercando, sì, un pochino per vedere un po' quello che viene fuori. Il lavoro sto andando alla velocità della luce, sappiate che non vado, di solito sono molto più meticoloso, complice anche un po' la posizione con la telecamera davanti, un po' diciamo castrante, no, per alcune cose. Certo. Allora, un'altra cosa mentre Luca lavora che vi volevo dire, ve lo metto a video perché è una cosa importante. Alle 15 di oggi è iniziata ufficialmente questa iniziativa che ho fortemente voluto includere in questo programma, che è un asta di 24 ore. Ora che ve l'ho mostrato vi rimetto la scritta appunto che parla di Luca. Allora, questa asta di 24 ore vuole un pochino dare l'opportunità alle persone di poter acquistare uno o più dipinti, ce ne sono quattro all'asta, a un prezzo veramente vantaggioso, e questo tipo di cose lo possiamo fare in modo diretto, perché in genere comunque io collaboro con una casa d'asta abbastanza famosa che si chiama Katawiki, spesso metto lì delle illustrazioni e funziona molto bene, si possono fare delle aste anche su eBay, tante piattaforme, però volevo provare anche qualcosa che potesse andare a tagliare questo filo e andarvi ad avvicinare direttamente a me. Quindi semplicemente basta che su tutti i canali che state seguendo fate la vostra offerta nella chat privatamente. Se andate sul mio sito marcorussoart.com, in basso sulla destra c'è un bottoncino nero e andate direttamente a WhatsApp. Mandate un'offerta da uno dei quattro disegni all'asta che trovate nella homepage del sito, e se vi fa piacere avete 24 ore di tempo, chiudiamo alle 3 di domani. Quindi c'è un prezzo di partenza bassissimo, irrisorio, e potete aggiudicarvi veramente queste tavole se vi piacciono, verranno inviate con un corriere specializzato in opere d'arti e sicuramente vi arriverà senza problemi, con tutta la sicurezza, l'assicurazione che richiede, compreso certificati di autenticità, eccetera, eccetera. Guardate Luca come sta andando a fare i dettagli dei mattoni di questa fogna. Sì, ancora non sono dettagli, però sto risegnando. Che questa è una cosa molto importante, disegnare col pennello. Ah, sì. Ogni tanto mi capita di farlo. Sinceramente lo trovo molto liberatorio. E se non c'è libertà nel disegno?
Giusto. Come te la sei vissuta, Luca, come posso dire, questo periodo senza avere un po' anche la possibilità e anche i vantaggi, le piccole gioie di andare un po' in giro alle fiere, agli eventi, come te la sei vissuta? E dici anche cosa pensi, per esempio, di questa trovata di Lucca Comics di porsi in maniera virtuale? Allora, a me sinceramente mi sono mancate le fiere per molti motivi. Uno fra tanti è sicuramente il fatto che spesso le fiere, come dicevamo prima, che noi abbiamo una vita, diciamo, più solitaria, quindi devi stare qui, lavorare. Però con molti colleghi le fiere sono il pretesto per rincontrarsi, a volte anche annualmente. Quindi, diciamo, saltate quelle, mi dispiace non aver potuto rincontrare te e altre persone che invece magari a Lucca ogni anno era l'appuntamento fisso di incontrarli. Quella è stata una cosa un po' rognosa. E Luca ha fatto bene? Penso di sì. Non lo so perché non ho idea di quello che verrà fuori. Farò dei, diciamo, dei pareri, ho dei pareri contrastanti, quindi il parere giusto lo farò a fine Lucca Comics per sapere com'è andata. Perché ovviamente levano una buona parte, diciamo, della fiera, quindi non so cosa può venire fuori da una fiera un po' a metà, no? Quindi non lo so, spero che vada bene, spero che ci sia affluenza e tutto, e mi dispiace ovviamente non esserci. Certo, guarda, io sono d'accordo con ogni singola parola che hai detto, perché anche per me è un momento felice per poter incontrare tanti amici e tanti colleghi. Io ho studiato in uno degli edifici che fa da muro a Lucca Comics, che è un istituto d'arte. Ho passato anni a studiare a Lucca e a Lucca per me sono capitate un sacco di cose belle. Lo raccontavo proprio al direttore di Lucca Comics, Emanuele Vietina, col quale che mi ha permesso comunque di ricevere la benedizione per questa trasmissione. Quindi anch'io pensare a una Lucca senza Lucca Comics mi intristisce, anche perché chi non abita a Lucca, dovete sapere che Lucca, che è una città, vi dico subito che io e mia moglie ci piacerebbe trasferirci proprio in Lucchesia, cioè a noi piace tantissimo come posto, siccome ci piace, la conosciamo bene, e Lucca è una città, prendetelo con le pinze quello che dico, morta, ma in che senso morta? Nel senso che in genere, a parte i turisti, eccetera, eccetera, non è che gira proprio tantissima gente. È anche una città, sia al centro storico che fuori, grande, e quindi non occorre essere in una situazione di affollamento. Quindi, quando c'è Lucca Comics, la città proprio cambia, perché c'è questo affollamento anche proprio disastroso quasi, perché quasi non cammini, però è anche estremamente allegro e colorato tutto l'ambiente. Quindi pensare che non ci sia quella trasformazione una volta all'anno è veramente una cosa che mi intristisce. Penso che uno dei vantaggi possa essere quello di riuscire a seguire tutte le cose che vogliamo online, mentre quando sei in fiera o ne fai una o ne fai un'altra, sicuramente ci sono degli appuntamenti che perdi, numeri chiusi che vengono esauriti perché tanti hanno fatto la fila prima di te. Quindi comunque adesso potete guardarvi anche in differita tutto quello che volete di tutti i vostri autori preferiti, compreso questa trasmissione, potete guardarla quando volete e questo può essere un vantaggio, però quando togli le persone da una manifestazione fatta di persone, ovviamente c'è sempre qualcosa di importante che va a mancare. Eh sì, intendevo quello. Alla fine sì. Poi chi ha conosciuto Lucca solo durante il Lucca Comics, cioè capisci che è un tipo di situazione molto diversa. Durante il Lucca Assolutamente. Comics è devastante quanta gente c'è, insomma, quello che si crea. Certo. Pensate anche da parte nostra, che stiamo dall'altra parte dello stand, cosa vuol dire
ma non solo a livello di stanchezza, il ritmo di lavoro, ma immaginate cosa vuol dire per noi avere davanti che ci passano 300.000 persone. Cioè è normale che, come diceva Pino Guazzo ieri, può fare la differenza tra i guadagni, le vendite, ma anche proprio tra lo scambio di contatti. Fate conto che io, a parte un paio di mail, dall'inizio dell'anno adesso non sono riuscito praticamente a parlare con nessun addetto ai lavori. È proprio questo stato lo scopo per il quale mi sono inventato questa trasmissione, perché io mi volevo avvicinare e volevo attestare la mia presenza in qualche modo e includere anche tutti quelli che di solito partecipano con me a quegli eventi, Luca, Pino e tanti altri. Ed è proprio questo il proposito che ho, e veramente ringrazio tantissimo anche Luca, che sta facendo quest'ora extra di lavoro proprio per la stima che abbiamo reciprocamente. Sì, vabbè, lo faccio con molto piacere, eh. Lo faccio con molto piacere, quindi ti ringrazio per l'invito. Dipingere è comunque sempre un piacere, anche se fatto insomma così veloce. Ma certamente, anche io durante queste live, un'ora al giorno, faccio una sessione di pittura ed è assolutamente il momento più rilassante per me, anche se continuo a dire delle cose, anche se sto dietro ai commenti, ma è un mindset, è un'impostazione completamente diversa. Quando si dipinge, non è mai abbastanza, non è mai abbastanza. Poi tra l'altro, Luca, ti incoraggio a continuare, magari quando avrai tempo, a farci vedere come finisci questo Venom sui tuoi canali. Vediamo. Sì, volentieri. Sì, guarda, ci farebbe piacere. E anche quello lì fatto con Mirko, ma poi tra una cosa e quell'altra non sono più riuscito a rimetterci le mani come avrei voluto. Che ancora mi odia per questo, probabilmente. Mirko, se ci sei, batti un colpo, scarabocchiatore, fai un commento, di qualcosa. Tanto tra una decina di minuti tocca a te, ma attesta pure tu, imponi la tua presenza. Hai fatto altre live, Luca, durante questo periodo? Ti è capitato di fare qualche... Sì, qualcosa ho fatto, anche solo per curiosità, per... Sono stato ospite anche con It Comics, l'ho fatta con Mirko, e poi ho fatto anche qualche live session da solo, semplicemente mettendo la telecamera e dipingendo. Ero curioso, vedevo che era il periodo giusto, non l'avevo mai fatto, ho detto vediamo come viene fuori. E è stato interessante, quello sicuramente. E sicuramente ne voglio fare altre, più organizzate. La prima l'ho fatta tutta con la telecamera storta, quindi ero proprio un nabbo di quelli seri. C'era la mia fidanzata che mi avvertiva e io continuavo a fare tutta la live con la telecamera storta. Sì, ma guarda, io ti capisco, perché ho avuto paura di sbagliare le inquadrature, le luci. Infatti non solo mi sono fatto aiutare, ma davanti a me mi sono messo una serie di schermi per vedere cosa si inquadra, dove. Sì, no, vabbè, allora, tu sei molto... Allora, il moderatore ci dice, ragazzi, le risate che mi sto facendo, non riuscivo a trovare il canale. Guarda, ti metto anche in versione. Mi ha aiutato Serena ora, sono un imbranato. non ti preoccupare. Tra l'altro, Mirko, se vuoi iniziare a collegarti tramite il link che ti ho mandato, verrai messo nel backstage, e praticamente Luca ha una maestria nella colorazione incredibile. Guarda, noi veramente siamo tutti d'accordo con lo scarabocchiatore, con Mirko Leo. Veramente lo possiamo dire senza nessun problema. E, dicevo, tra praticamente 10 minuti metteremo uno spot che dura pochissimo, e dopodiché vi mettiamo in onda Mirko con tutte le cose che ci vuole far vedere.
Abbiamo un Batman sospeso, scrive. È quello che io ho detto io. Lo sapevo che è un Batman sospeso. Lo finirò. Tant'è lì, non scappa per ora. Allora, vediamo di dargli qualche altro colpo. Ok, Mirko Leo, ti vedo nel backstage. Resta lì per qualche minuto in attesa che Luca possa completare quello che sta facendo. Ti sei connesso per bene. Qui abbiamo sempre in connessione alcuni amici tra Instagram, tra appunto Facebook e YouTube. Vi salutiamo tutti. Io ho più o meno una visione generale di quello che sta succedendo, ma quello che vi continuerò a chiedere finché non finisce tutto questo domenica è quello di intervenire, così che la cosa possa essere veramente interessante, perché non abbiamo idea di che cosa potete chiedere. Avete ancora 8 minuti per chiedere a Luca tutto quello che volete. Guardate nel giro di 50-52 minuti, Luca, come è riuscito a definire quello che è il suo dipinto. Ha messo i colori principali e ha veramente fatto un bellissimo lavoro di modellazione di luci e ombre su tutto il corpo di Venom. Ancora ce ne sarebbe tanto da fare. Lo scarabocchiatore prima ci ha scritto: io e Luca ci stimiamo tanto, abbiamo un portfolio da fare, è un perfezionista. Sì, sì, con lui sta ridendo. Portfolio. Sì, assolutamente. Non vedo l'ora di farlo, ora devo raccogliere un po' di immagini. Salutiamo Marilena, salutiamo tutti quelli che si stanno collegando. Se riesco a dare un po' nel dettaglio, ma qui potete vedere veramente quanto controllo a Luca. Guardate questi dettagli così chiari e netti. Invece, che tipo di pennelli adoperi tu? Io adopero quelli sintetici, mi ci trovo veramente bene. Sintetici, che marca? Da Vinci, di solito Da Vinci. Oppure questo qua è della Tintoretto, l'ho mostrato, che lo sto usando per Spider-Man. Sono un po'... li considero un po' le marche più facili da trovare. Sì. E Da Vinci non così facili, però sono buonissime, anche a me piacciono molto. Sì.
ci lavoro proprio bene. È un rumore che conosco, quello. Il pennello che cade. Sta prendendo veramente forma, eh? Molto bello. Ti ringrazio. Se è fatto proprio così, spera. Lo dovrei vedere un po' da lontano, che non ho idea. Andiamo a scurire un po'. Allora, dopo questa sessione di light painting insieme a Luca, ci sarà ospite lo scarabocchiatore che è pronto, in trepida attesa, e, come dicevamo prima. Successivamente farò io una... ci sarà quella parte che si chiama portfolio in mostra, dove vi faccio vedere veramente almeno un paio di cose, se non di più, al quale ho lavorato di recente, non vedo l'ora di mostrarvele. E poi farò al termine di quello che vi devo dire rispetto al portfolio, mi metterò subito poi a dipingere. La telecamera sul mio tavolo da disegno è già pronta, e ve la faccio anche vedere che è già pronta per poter finire, continuare il disegno, il dipinto di Miles. E mi dispiace che gli amici che ci guardano su Instagram non stanno vedendo quella porzione di schermo dove siamo inquadrati, dove sono inquadrato io, l'altra telecamera, ma stiamo dando l'attenzione al centro dello schermo perché abbiamo visto che Instagram riesce a prendere solo la porzione centrale di quello che si sta visualizzando. Adesso il nostro tempo insieme a Luca è scaduto e veramente Luca ti ringrazio di cuore per aver partecipato e di averci Grazie fatto vedere all'opera. a te Marco, grazie a voi e niente, spero a presto. Va bene? Certo, ti salutiamo, ti Ciao Marco. facciamo i migliori auguri per tutto e adesso ci sarà uno stacco che dura pochissimo. Verrà poi, dopo questo stacco di pochi secondi, verrà messo uno spot. Al termine dello spot, ritorniamo con Mirko Leo. A tra pochissimo. Hai bisogno di immagini per la tua pubblicità? Vuoi migliorare la tua grafica?
su www.marcorussoart.com trovi tutto quello di cui hai bisogno: dipinti, fumetti, immagini personalizzabili, grafica e molto altro. Scopri l'offerta per l'inaugurazione del nuovo sito. Avrai uno sconto del 10% su tutto il catalogo. Marco Russo Art, Creative Studio, idee, creatività, arte. Eccovi di nuovo qua e, come potete vedere, collegato con noi, diamo il benvenuto allo scarabocchiatore Mirko Leo. Buonissimo. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Mi senti? Io ti sento. Perfetto, perfetto, perfetto. Io ho dovuto fare una corsa esagerata perché abbiamo degli imprevisti oggi pomeriggio, quindi ti lascio immaginare una corsa incredibile, però ce l'ho fatta, ecco, sono puntuale, sono presente. Grazie, guarda, per l'invito. Guarda Mirko, ti ringrazio. Io e te non abbiamo avuto la fortuna di incontrarci di persona, ma sono molto contento di averti raggiunto online, che è il modo migliore in questo momento. E veramente sei stato, come tutti quelli che ho contattato, siete stati le prime persone che mi sono venute in mente. Io apprezzo molto quello che fai nella divulgazione di quello che è il fumetto e soprattutto il fatto che tu sei molto concentrato sugli artisti, e quindi vorrei semplicemente che tu dicessi chi sei, cosa fai, cosa stai facendo, quello che vuoi fare. Quindi raccontati, usa questo spazio veramente per poterti raccontare. Beh, grazie per l'invito innanzitutto. È un tragitto abbastanza lungo perché praticamente è iniziato tutto nel 2016, novembre, penso che io ricordo ancora la 16 novembre 2016. Io mi sono iscritto, io non ero iscritto a Facebook, mi sono iscritto a Facebook, dopodiché per varie combinazioni dal nick originario Mirko, insomma il mio nome, Mirko Leo, si è poi trasformato in lo scarabocchiatore. In questo frangente io presentavo soltanto delle rubriche, ma rubriche molto semplici, insomma, ecco, per gli artisti, e subito dopo è nato un premio. Da lì poi ci siamo resi conto, perché poi che è successo? Si è incrementata il seguito, perché si è avuto un seguito e perché si è incrementato? Perché abbiamo fondato un gruppo da disegno, no? Solo per gli artisti. Mi ricordo ancora, eravamo io e Stefano Sala, che saluto tantissimo, è sempre stato al mio fianco. Subito dopo si è aggiunto Enrico Ruocco, un altro caro amico. E praticamente ci siamo resi conto che è una formula che funzionava, cioè nel senso, pensa che venivano, ci scrivevano in privato dicendo grazie, tante persone, abbiamo fatto delle commission, insomma. La formula funzionava, ma era semplice, Marco, una formula molto semplice, non esisteva l'associazione. Io presentavo le rubriche, i premi, e poi si faceva girare, insomma, su tutte le piattaforme, no? Allora Enrico giustamente mi diceva, ma la formula funziona, cerchiamo di fare qualcosa di, se ti fa piacere, qualcosa di concreto, con Stefano, con Emanuela, la saluto anche, Emanuela Giampapa, che sarebbero poi queste tre persone che ti ho nominato, sono i miei fondatori, i soci fondatori dell'associazione, sono i miei soci. Niente, Marco, poi è nato lo scarabocchiatore con l'associazione dello scarabocchiatore. Da lì abbiamo deciso di far partire e dedicare alcuni servizi, alcuni, sono tanti, Marco, devo essere sincero, io poi quando penso ad una cosa o la devo pensare abbastanza grande oppure non la faccio proprio. E sono una serie di servizi, aspetta, adesso li stiamo dedicando già da un anno e mezzo. Tu calcola che noi abbiamo fondato l'associazione a luglio 2019, ok? Da luglio 2019 adesso, diciamo che un anno e mezzo è passato. E praticamente questi servizi sono i più disparati, insomma, vanno dalla pubblicazione della rivista, perché tu sai, noi abbiamo una rivista del settore del fumetto, no? Certo. È dedicata alla non arte, quindi il fumetto, l'illustrazione. All'interno abbiamo due spazi. Lo spazio, allora, noi abbiamo deciso di fare così. All'inizio è nato come digitale, no?
ed era l'unica rivista, si chiamava Lo Scarabocchiatore. Dopo però mi sono reso conto che una volta fondata l'associazione abbiamo deciso, ma perché non facciamo proprio un'altra, una seconda rivista dedicata solo agli associati? Cioè, l'impronta è rimasta quella della rivista Lo Scarabocchiatore ai grandi artisti, no? I big del fumetto, insomma, tutte quelle cose lì. E poi abbiamo deciso di fondare un'altra rivista, io la chiamo minore, ma non è minore, è un'altra rivista totalmente differente, che è dedicata esclusivamente agli associati, sia ai professionisti che agli esordienti, ovviamente, no? Tutti gli associati, tutti i tesserati. Devo essere sincero, sono state apprezzate tantissimo, non mi aspettavo questa cosa, devo essere proprio sincero, perché era un progetto ovviamente nuovo, mai provato. Da lì ho visto, mi hanno contattato tipo, allora questo te lo parlo adesso, però questo contatto l'ho avuto fine 2019 dalla Bugs Comics, la quale mi ha detto che stava seguendo con attenzione, con interesse da Gianmarco Fumasoli, questa seconda rivista, perché dice, madonna, quanti ce ne sono di esordienti, cioè tu faciliti il nostro lavoro, perché sai, come se fosse una piattaforma, no? Digitale, perché quella è digitale, dove noi ci riscontriamo su questa cosa, possiamo dare direttamente adito alle nostre scelte, insomma. È funzionato anche per, saluto tantissimo Rossano Piccioni, il quale ha scelto 2 o 3 artisti lì sopra, ecco, sempre sulla nostra piattaforma della rivista. Insomma, è una formula che io non mi aspettavo, cioè io l'ho fatta per passione, dico la verità, non mi aspettavo che funzionasse a tal punto, ecco, sono sincero. E poi abbiamo deciso di trasformare invece la rivista, lo Scarabocchiatore, quella, la madre, insomma, quella più grandicella, in cartaceo. Infatti, perché abbiamo fatto il cartaceo? Perché fondando l'associazione ci ha permesso di fare alcune, ecco, di fare un'evoluzione, no? Level up, come si dice? Level up, che dite voi? upgrade. E abbiamo deciso di trasformarle in cartaceo. Noi, dico la verità, devo essere sincero. Ci saluta Enrico, Enrico Ruocco, ci scrive. Enrico, avete condiviso, sì, salutiamo anche Alessandro Verzola, carissimo, che ci sta ascoltando, Abstemius, Carlo Giuffrida, Francesco Coccia, tutti questi amici che ci stanno seguendo. Mi saluto tantissimo, perché praticamente adesso anticipo solo una cosa, stiamo preparando, tu sai benissimo, ormai tu sai tutto, noi stiamo preparando 2 riviste top, io non mi sono mai aspettato una cosa del genere. Infatti io sono ansiosissimo e c'è Enrico che mi sfotte, dice, mamma come sei ansioso e come sei, perché io poi, sai come sono il tipo, purtroppo io sono, essendo ansioso, tendo a, non me ne accorgo, perché se no, se me ne accorgessi non lo farei mai, però non me ne accorgo, e quindi tendo a opprimere un po' le persone, cioè le sfianco. Ragazzi, avete controllato, ragazzi, ricontrolliamo, avete impaginato, avete messo questa cosa, insomma sono un po' petulante. Allora, noi stiamo preparando queste 2 riviste, tu lo sai benissimo, insomma le parliamo dopo, e quindi sono al massimo della concentrazione sicuramente, ma al massimo dell'ansia, quindi se dormo, come sveglio, poi non riesco a dormire, insomma, è la barzelletta. Praticamente, che stavo dicendo? Che sai che hanno partecipato tanti? Io, il primo che si è associato, maestro che si è associato, Corrado Roy, io con Corrado ci siamo sentiti, sì, praticamente, me l'ha presentato la carissima, quella ormai è una sorella, lo dico pubblicamente perché lo sanno, lo so, ormai lo sanno tutti, è una sorella, Laura Iraghi, noi abbiamo proprio un rapporto fraterno, noi ci sentiamo sempre, e lei me l'ha presentato, insomma, è un maestro, un grandissimo maestro. Quando ho visto che lui si è segnato, perché ha detto, no, perché le iniziative, quelle che sono, come disse, le iniziative, quelle che sono promettenti, io voglio esserci, devo esserci, capito? Perché giustamente promuovere un qualcosa che dà spazio alla cultura, al fumetto, è una cosa importante, no? Dico, penso che sia una cosa abbastanza seria. Insomma, io quando ho visto questa iscrizione, e ti dico la verità, io non ci credevo, da lì poi è partita tutta una serie di iscritti, perché giustamente poi c'è stato un seguito poi dopo, no? Certo. E niente, noi abbiamo ideato in questo modo, l'abbiamo suddivisa l'associazione. Abbiamo una parte che è dedicata solo ai collezionisti, ovviamente, perché ci sono i collezionisti, e invece
il 70-80% solo per gli esordienti, quindi per gli artisti. Noi cosa stiamo facendo? Noi abbiamo fatto per tutto il 2019 delle interviste live, bellissime, insomma, come stai facendo tu, e poi le abbiamo condivise su tutte le nostre piattaforme, no? Abbiamo dato adito e quindi spazio sulle due riviste che ti ho detto, sia digitale che cartaceo. Stiamo personalizzando, perché tu sai che man mano che si va avanti uno si perfeziona, poi giustamente impara, no? Certamente. Bravo. E abbiamo perfezionato, abbiamo creato proprio un cofanetto, un contenitore adatto per ogni artista. E poi questa presentazione che noi facciamo, la facciamo durare, il ciclo è per 2 settimane, 3 settimane, è proprio un martellamento continuo, cioè martelliamo, capito? E quindi noi presentiamo queste rubriche, abbiamo dei premi che sono premi reali, cioè noi abbiamo ideato sia il premio della calamita, aspetta, io ce l'ho, lo posso anche far vedere se vuoi, è un simbolo ovviamente. Ma guarda, quello che vuoi far vedere, sentite lì, ci fa piacere tanto, eccolo. Vedi. Questo qua, aspetta, si vede, sì. Gli scarabocchi è una calamita, però per farti capire che è un simbolo, allora noi abbiamo puntato sulla, come dire, abbiamo voluto dare un'impronta netta, e l'impronta è quella di curare anche la base. Non è vero che bisogna curare solamente, come si dice, la ciliegina sulla torta. Io, secondo me, come so io, bisogna curare tutto l'aspetto di un'attività, di un'impresa, in questo caso di un'associazione, no? Per dare un'impronta decisa. Noi abbiamo creato addirittura delle lettere di benvenuto, abbiamo creato ovviamente il tesseramento, però abbiamo creato una tessera su misura, cioè abbiamo creato una tessera. Guarda, ti voglio far vedere. Io ho martellato questo disegno, l'ha fatto Enzo Troiano, non so se lo conosci, è un fumettista partenopeo, napoletano, e ho insistito per farmi dare, per personalizzare le tessere. Vedi, tutto, vedi, questa qua sarebbe la ciurma, questa sai cos'è? È lo staff che si occupa sia della rivista che dell'associazione. Insomma, non potevo mettere tutte e due 300 sopra, perché siamo 300 sopra. Ho messo un po' qualcuno, e almeno i principali fondatori, c'è anche Lola qui, se non erro, eccola qui, c'è anche Lola Iraghi, ho fatto mettere. Insomma, è una tessera per, la tessera è importante perché identifica l'associazione, no? Così come il logo che identifica l'attività, quindi l'associazione. Okay. Noi abbiamo pensato di fare le tessere, le spille come tutti, di personalizzarle ovviamente, e poi oltre a quello che ti stavo dicendo, che sono i servizi, quelli già elencati delle riviste, insomma delle rubriche, dei premi, abbiamo ideato una cosa, purtroppo l'abbiamo ideata e dopo 2 mesi è arrivato il Covid, quindi la fortuna cieca in questo caso, e delle mostre su misura, mostre d'opera, mostre d'arte, perché avevamo trovato un locale qui a Roma, devo essere sincero, dove ci ha dato adito e spazio, dice non ti preoccupare, ti puoi appoggiare qui per fare queste mostre, non ci sono problemi. Molto bello. No, bello Marco, ma sai qual è la cosa bella? È che ovviamente tutto quello che ti sto dicendo è solo per associati, noi non lo proponiamo a tutti, hai capito? Per questo abbiamo fondato un'associazione, cioè la motivazione principale è quella, ovviamente. Certo. Per fare questo logo, insomma, questa nuova cosa. E devo essere sincero, dopo aver fatto tutto questo, ho visto che c'era una grande richiesta per le riviste cartacee. Sai cos'è? Che nelle riviste noi abbiamo pensato di fare una cosa, io ti parlo sempre della grande perché la piccola non è cartacea, voglio essere chiaro, per il momento non è ancora, noi pensa che la piccola siamo arrivati in 1 anno e 2 anni quasi, 12.000 o 14.000 download, non sono tantissimi. Mamma mia, complimenti! Dovessi sincero, mi aspettavo molto di più, perché la grande noi siamo arrivati a 85.000 download. Oh, mamma mia! Sì. Sai perché, Marco? Perché sulla grande, essendoci Gipi, Le Ortolani, Roberto Recchioni, che saluto, che sono tutti amici miei, sono grandissimi autori, no? Certo, li conosciamo bene. Li conosci benissimo. Giusto una piccola parentesi, è che, come certo, ho detto dall'inizio, da Pino Cuozzo a Luca Strati, certo, e tutto,
che state vedendo, che voi lo state vedendo in diretta o poi lo vedrete in differita, sì, sono tutti sforzi di alcuni di noi italiani che stiamo cercando di fare delle cose fatte bene. Esatto. Fare una cosa brutta ci vuole un attimo, lo dico sempre, lo dico a tutti i clienti, quando si cerca di fare qualcosa in modo professionale, si investono soldi, denaro, tempo, studi, competenze, ci si affilia, ci si associa e si cerca tutta una serie di altri strumenti e competenze, perché si cerca di fare una cosa fatta bene. Io sono contento che voi possiate sentire il racconto di Mirko di come ha curato ogni minimo dettaglio di una cosa che all'inizio era solo nella sua testa e di come l'ha fatta diventare una cosa fatta bene a livello professionale, made in Italy, e che veramente non vi incoraggiamo a seguire, ad acquistare, perché c'è un lavoro dietro, un lavoro fatto bene, lo dicevamo anche giovedì con gli amici di Alnilam, c'è tanto lavoro dietro, a volte non è automatico andare a pensare che dietro una tesserina piccola come una carta di credito ci siano due disegni, ore e ore per farli, montaggio, costo. Invece Mirko vi sta veramente spiegando cosa vuol dire fare le cose fatte bene. Grazie, ma sai cos'è? Che sembra, bravo, hai detto bene, sembra così, ma c'è un lavoro dietro, è incredibile. Guarda, io non mi aspettavo, devo essere sincero, io sono un novellino in questo mondo, io sono entrato da poco, cioè, a differenza di tantissimi autori che sono dei big, delle magnificenze, io sono da poco sui social, io prima non l'ho mai utilizzato, devo essere sincero, la mia passione è quella del fumetto e basta, finiva lì. E poi te l'ho detto, c'è stata tutta una cosa così, una conseguenza delle combinazioni che mi hanno portato sui social. Però devo essere sincero, non mi aspettavo un lavoro così grande. Ecco, ho detto bene, lavoro. Guarda, è diventato un secondo lavoro, perché è vero che è un'associazione, però se non ci metti, mi dicevi tu, professionalità e impegno, che lo fai fa? E no, vediamo, una cosa fatta male non ha senso, né per chi la fa, che poi potrebbe vergognarsene, né per chi la acquista. Voi clienti che acquistate qualsiasi cosa, da un dipinto mio a un dipinto di Luca, no, a uno dei prodotti di Mirko, meritate di acquistare una cosa fatta bene. Ecco perché c'è tanto lavoro dietro, vero Mirko? Sì, tantissimo lavoro. Infatti stavo spiegando, io per esempio, per fare, hai detto benissimo, lo sai, perché per fare una tesserina così, noi ci abbiamo impiegato 6 mesi, perché devi scegliere, è una situazione molto da spiegare, è lunga, è troppo lunga da spiegare, però ci vuole un impegno incredibile. Poi sono fissato, perché non mi piace fare brutta figura, mamma, ti giuro, guarda, io farei qualsiasi cosa per non fare brutta figura, qualsiasi, non mi piace fare brutta figura con nessuno. E praticamente, che dicevo, poi da questo che ti stavo spiegando, l'organizzazione delle riviste, insomma, tutti questi autori, che poi la cosa bella, la rivelo perché non devo dare niente a nessuno, e perché, innanzitutto, e poi perché mi piace dire le cose come stanno. Oh, ci fosse stato e noi, essendo associazione, possiamo farlo, cioè nel senso, tu sai che quando tu chiedi ad un artista, no, di fare un determinato lavoro, una cover, una splash, una, che ne so, una stampa, perché noi abbiamo allegato delle stampe all'interno della rivista, non è solo la rivista, sono dei pacchetti, no, cumulativi. Ci fosse stato è quella che mi ha fatto pensare nel senso in positivo. Allora vuol dire che il mondo del fumetto, come tante altre realtà, è un bel mondo alla fine, cioè, perché molti ne, capisco, ci sono tanti che hanno sempre a che di qualcosa, insomma, il pelo nell'uovo. Io lo dico pubblicamente perché non me ne vergogno, e poi perché è una cosa bella. Nessuno ha voluto un centesimo. Cioè, io ti giuro, ho dovuto insistere. Ma Corrado Roy ci ha fatto una cover. Non so se tu ce l'abbia, mi sembra di no. Non so se ve la posso far vedere, perché io non sto a casa, sto fuori casa, sto fuori sede. Ci ha fatto una cover bellissima, numero 4 della rivista, scaricabile gratuitamente, tu lo sai, è tutto gratuito. Poi il pacchetto è un'altra cosa, quelli sono i collezionisti, se ti piace te la prendi, quella è un'altra cosa, è normale, là c'è una stampa, ci sono delle stampe, c'è un lavoro all'interno, no, dietro, claro, dei costi di gestione. Guarda, ho detto Corrado, allora, nessuno ad oggi ha voluto. Allora questa cosa mi fa pensare, allora significa che c'è questa tendenza a dare una grande mano per far sì che il mondo del fumetto, quindi la cultura,
abbia sempre una possibilità di farsi notare, di farsi vedere, che abbia un suo spazio definito all'interno della tutta la cultura, poi sto parlando io, tutta la cultura, cinema, arte, spettacolo, insomma, tu sai, no? Musica. Quindi c'è questa cosa, io vedo proprio questa volontà da parte di tutti gli artisti di dare una mano, di aiutare. C'è, Marco, guarda, io ho tante cose in giro, tu sai, per Facebook, non solo Facebook ovviamente, per i vari social, se ne sentono e se ne leggono tante, no? Io invece devo dire la verità, io sono testimone di questa grande generosità, non me lo sono mai aspettato, capisci che voglio dirti? È una cosa che a me ha spiazzato all'inizio, adesso mi rendo conto che funziona, perché tante cose noi abbiamo presentato in quasi due anni, non avremmo potuto farlo, è impossibile perché sono costi troppo alti. Ti dico la verità, l'associazione no profit, tu sai come funziona, è tutto a costo, non ce l'avremmo mai fatta da soli, ecco, sono molto sincero. Ci vuole un aiuto esterno da parte di questi grandi artisti, capito? Io ne dico tutti, però ti sto dicendo che quelli che noi abbiamo ospitato, tutti, non c'è stato uno che ci abbia detto di no. Tutti hanno aderito al progetto e quindi sono contentissimo di questa cosa, capisci? Di sicuro c'è proprio un tentativo di collaborare, anche perché l'abbiamo detto anche giovedì, non è che l'Italia sia cattiva, ma ci sono altri posti dove magari fare delle cose è un po' più difficile, no? Siamo contenti che Leonardo Formusa ci dice: ciao a tutti, mi mancavano queste dirette, siamo contenti che ti sta piacendo. E tutto questo è fatto anche perché in posti può essere più facile fare qualcosa. In Italia è bello che in una situazione dove per un motivo o per un altro alcune cose si rendono più complicate, ci si può dare una mano. È anche bello vedere come i grandi del mondo del fumetto, quelli con il quale Mirko ha collaborato, veramente Serena Originario ci dice: ci sono anche io, ciao. È bello veramente vedere come si sono comportati. Una cosa che vi invito a fare, come state facendo, che voi siate su Instagram o che voi siate su Facebook e YouTube, potete inviarci dei commenti per in questo modo Mirko vi può rispondere in diretta su quello che fa, su quello che ha intenzione di fare. Ci piacerebbe che questa cosa fosse interattiva. Meglio per noi e sicuramente vogliamo lasciare qualcosa a voi, quindi sentitevi liberi. Chi sta guardando da Facebook e YouTube vede la visuale intera con tutta la grafica e vede anche me, ma gli amici di Instagram hanno la possibilità, purtroppo per una questione proprio di funzionamento, di vedere solo la parte centrale dello schermo più ampio che noi stiamo guardando, quindi se potete collegarvi anche da altre piattaforme potete vedere i commenti sopra impressione e anche quando manderemo delle immagini. Quindi adesso Mirko, ci volevi far vedere qualcosa? Guarda, io l'ho portato una rivista, perché questa poi tra l'altro è l'ultima che è uscita. Nella impaginazione noi la facciamo sempre, la nostra rivista è spillata solo una volta all'anno, a dicembre ovviamente, abbiamo optato per il brossolato, che è molto bello. Poi farò una seconda, poi farò una diretta io per farlo vedere, perché purtroppo noi non abbiamo più in magazzino. Ho cercato, devo essere sincero, ma non ne abbiamo. Però volevo far vedere, appunto, io se non mi sbaglio, se non ero, ti ho mandato anche dei link, però volevo far vedere, ecco, l'impaginazione come viene. Allora, questa copertina che tu vedi è di un grande Andrea Cucchi, che è stato preso alla Bonelli ultimamente, ed ha 20, guarda, è giovanissimo, 25 anni, è un pupillo di, madonna, non mi ricordo più come si chiama, è un amico, guarda, io ho delle app, non ci fa calore, io sono, ti avviso, io sono un imbranato e dimentico tutti i nomi, ok? Praticamente questo ragazzo, 25 anni, è stato preso subito alla Bonelli, è stato notato da tantissime persone. Guarda, ti faccio vedere com'è all'interno, perché poi
dicevo, all'interno della cartacea noi abbiamo comunque inserito uno spazio per gli esordienti. Nonostante avessimo, nonostante abbiamo ovviamente, abbiamo quella digitale che ti ho detto che è solo per gli associati, se ti ricordi, però noi qui abbiamo optato anche per gli esordienti. Guarda l'impaginazione, giusto per farla vedere. Molto, molto bello. Hai visto quanto, guarda, questa è l'impaginazione, voglio precisare, di Giuseppe Iuculano, il nostro grafico, del quale io sono molto geloso, quindi non avvicinatevi a Giuseppe. Tra l'altro qua c'è anche quasi un tentativo di spoiler, perché Serena ti chiede: che novità ci sono per dicembre? Ecco qua. Beh, ha ragione, perché praticamente io adesso voglio presentare, guarda che bellina questa. Questo è Cavaletto, ragazzi. Cavaletto, Andrea, mamma mia. Andrea, che grande. Tra l'altro, non so se Andrea ci guarderà, se ci sta guardando, non ho idea, però voglio dire una cosa. Io l'ho conosciuto proprio anni fa, quando facevo le fiere per incontrare gli autori, per un po' pubblicizzarmi, anche molto a livello ludico. Sì. Tu continua pure a far vedere. Sì. E quando l'ho conosciuto io, lui probabilmente non ha idea io di chi sia, che abbia continuato tutto, però sì. Una cosa che vorrei dire è che Andrea ha anche superato il COVID come sintomatico. Sì. Lui è stato sì. male, quindi tanto se ci guarderà, gli vogliamo solo dire che siamo contenti, che... siamo contenti. Anche Daniele Stadella è stato male, lo sai, ultimamente ha avuto lo stesso problema. E questa è la rivista, insomma, ha avuto lo stesso. Ciao caro, sei geniale, una domanda: che ne pensi di Zero Caccare? Potremmo mai vedere? Sì, allora c'è una domanda, scusami Marco, io un abbraccio, capito? Le cose scusami, io sono va benissimo, io metto le cose per te, tu più interagisci. E no, perché Serena mi ha fatto già la cazziata, ma non sei sul tuo canale. Scusami, io sono così, non ci fai caso, io sono napoletano. No, ma guarda, sono napoletano anche io. Ti chiedo solo due cose: stai attento a quello che mostri, in caso ci fossero bambini che ci guardano. Ah, no. No, te lo dico per quello che hai fatto vedere prima, solo per quello, perché la cosa è molto green. L'ho detto a tutti. Se interagisci, mi fa piacere. Santo di Minor Life ti ha fatto questa domanda, rispondi. Sì. Possono praticamente, Santo, ciao, ascolta, io c'è un'idea di fare questo crossover e di, insomma, volevo dedicare non vorrei spingermi oltre perché devo vedere ancora le cose. Allora, praticamente noi abbiamo avuto uno speciale, abbiamo avuto Gipi come ospite 4 mesi fa, e poi abbiamo avuto subito dopo Le Ortolani. Ho detto io, raga, è Roberto Recchioni, quindi tutti e tre li abbiamo avuti. Allora ho detto, cioè, c'è stato Roberto Recchioni, c'è stato Gip, c'è stato Le Ortolani, non può mancare Zero, perché giustamente i quattro autori nostri, io penso che siano i più brillanti in Italia, no? Senza offesa, però. Che facciamo? Zero Caccare non... Quindi Marco, per non dilungarmi troppo, io sto cercando in tutti i modi, insomma, vediamo se riesco a fare questo miracolo, perché Zero Caccare è molto impegnato, è molto molto impegnato. E infatti io ho l'intervista che ha fatto da Daria Bignardi qualche giorno fa all'assedio, e dice che comunque lavora tra le 12 e le 16 ore al giorno, quindi sicuramente Zero Caccare è un successo editoriale incredibile. Noi, è bello citarlo in un'idea così in questa trasmissione. Quindi c'è un'idea, Marco, c'è questa idea di farlo, ti dico la verità, sono sincero, la butto così. C'è un'idea, come noi abbiamo avuto, poi dopo facciamo vedere la bomba di Diabolic, perché ne sono entusiasta, io ne parliamo velocemente di queste due cose perché sono entusiasta di queste due cose. Ti voglio dire solo una cosa, noi stiamo organizzando due cose, dobbiamo dirle perché è importante per me. Marco. Guarda, c'hai ancora mezz'ora, quindi hai tutto il tempo di dire e mostrare quello che vuoi, sentiti libero. Sì, allora praticamente noi dobbiamo organizzare delle cose bellissime. Una con Di Gennaro, Aldo Di Gennaro. Mi sono sentito col maestro e organizzeremo due cose fantastiche.
Non mi va di dirle perché, ma non perché non le voglia dire, sono scaramantico, sono napoletano, e qui tu lo sai, salernitano, mezzo napoletano, tu sai com'è la situazione. Io io abito in Toscana, ma io sono napoletano, comunque napoletano per quanto puoi capirmi. E poi abbiamo un grande progetto con Frezzato. Wow! Ah, io adoro. Io sono proprio innamorato di Frezzato, capito? Frezzato, cioè, è un talento devastante, ma non perché non lo siano quegli altri di cui abbiamo parlato. Frezzato è l'artista proprio iconografico, quello con le mani sporche, disegna con le mani alle fiere, spesso c'ha lo stand di fronte al mio, è una roba troppo bella vedere Frezzato. E io Frezzato, poi c'è Serena che lo ama proprio, quindi ti lascio immaginare, faremo proprio una rivista solo per Frezzato, non mista, solo per lui. Ok, detto questo, vogliamo far vedere questa cosa nuova, perché solo, a proposito, questo è solo per te, cioè questo in anteprima lo presentiamo qui, non l'ho presentato da nessuna parte. Allora, ti ringraziamo veramente. Facciamo una piccola anteprima, diciamo, no? Anticipiamo una cosa, che praticamente, che è successo? Ho fatto la faccia di bronzo come era mia e mi sono interfacciato con due grandi case di editrici. Infatti mi hanno fatto un articolo pochi giorni fa, è uscito pure sul Mattino questa cosa. Mi sono interfacciato con Bonelli, ti ricordi, no, Marco? Emozionato, non hai idea, sembravo un bambino io. Poi ieri ti ho citato in live, ho detto tra poco domani avremo lo scarabocchiatore che è stato fatto un articolo sul giornale, ti ho citato ieri. Ah, grande, ma io ieri ero al lavoro, vedi, quando uno lavora non si può collegare, ero al lavoro, però me la prendo. Quale sarebbe quello che hai fatto poi Spider-Man? Sì, che lo facciamo tutti i giorni, ma poi quando vai sul sito vedi tutte le differite. Me la vado a vedere, infatti. Allora, che è successo? Ho fatto la faccia d'osso e ho chiamato in redazione. Prima ho chiamato a Bonelli e mi hanno passato ovviamente il The Boss, il grande, l'immenso Boselli che io amo, lo dico adesso, lo comunico a tutti, io amo Boselli, e il quale dopo un'oretta di chiacchierate siamo giunti a un accordo. Che mi ha autorizzato a realizzare un numero, attenzione, per il momento è un numero della rivista dedicato esclusivamente a Tex e a Dambi, sotto il marchio ovviamente Sergio Bonelli editore, che è logico, sono i personaggi loro, e noi stiamo lavorando giorno e notte, che non ti lascio immaginare che macello, perché poi quando sei indipendente sei ansioso, perché dici comunque devi fare bella figura, ma quando c'è un marchio sotto non ne parliamo, devi fare cose fatte per benissimo, perfette, no? E quindi come è configurata sta rivista? All'interno ci sta, ovviamente è tutto dedicato a Boselli, perché tu sai benissimo che Dambi è stato ideato da Boselli nel 2000, è stato progettato, quindi ideato da lui. E praticamente dicevo, c'è un'intervista bellissima a Boselli, ovviamente c'è una recensione stupenda, un articolo più che una recensione stupenda fatta da Recchioni, perché ha avuto partecipazione, noi abbiamo chiesto e gli ho detto certo che te la faccio, ti faccio un bel articolo su Boselli. Poi troverete Villa, Brindisi, Frisenda, ci sono Dotti che ci ha fatto anche la cover, se non erro te l'ho mandata, io ti ho mandato anche, non vorrei sbagliarmi, te l'ho mandata le cover, forse sì. Vuoi che metto a video quella di quale? Tu c'hai quella di Tex, te l'ho mandata se non mi sbaglio. Questa voglio proprio precisare, se riesci a trovarla, la cover che ti ho mandato con WeTransfer, sì. È una cover di Bozza, noi la stiamo, man mano la facciamo, capito? Ci siamo. Quella bianco e nero, giusto? Quale? Quella bianco e nero, giusto? Quella lì. Quella no, te la metto a video. Certo, certo, perché così insomma, guardandola è un'altra cosa, diverso. Insomma, questa cover che tu vedi, eccola qui, perfetto, bravissimo. Questa qua è stata disegnata dal grande Maurizio Dotti, cioè uno dei maestri che tuttora partecipa al Texone e ai vari Tex. Va bene? È stata poi approvata, prima ovviamente di farla vedere, ci è data l'approvazione, quindi il consenso, Boselli, lo voglio sottolineare. Fatto questo, quindi noi abbiamo questa rivista che uscirà, noi la previsione è dicembre, poi se riusciamo a farla uscire prima, ecco, tanto di guadagnato ovviamente, no?
E questa è la novità di Tex. Ovviamente all'interno troveranno vari omaggi nelle pagine, come pagina, disegni di un disegno di Frisenda per l'associazione, quindi per gli associati, Villa, ci sarà anche Claudio Villa, ci saranno dei disegni, un disegno fatto dalla Genzianella Nicola per Dampir, e mi fermo perché poi tutte le sorprese le vedo. No, no, non dire né troppo né qualcosa che ti mette in difficoltà, quindi di solo che puoi. Poi adesso andiamo al pezzo forte, nel senso perché io ho già il materiale, capito? Io sono riuscito a fare un po' di materiale. Ho chiamato in redazione ad Astorina e mi sono interfacciato con il grande direttore Gomboli. Ma che persona, guarda, Marco, ti posso dire la verità, mi devi credere. Allora, a parte una voce vellutata, che tu quando l'ascolti ti puoi stare pure due ore così a terra senza parlare, dico, ok, parla. No, io mi stavo proprio, ho detto, madonna mia, poi una professionalità, una preparazione, che cultura, Marco, impressionante, mi ha fatto degli aneddoti, mi ha descritto degli oggetti per Diabolik, insomma, inseriti negli anni 60. È un mostro di sapere, insomma. Anche in questo caso grande lavoro dietro, le cose che... Grande lavoro dietro, adesso te lo faccio. Qua è un lavoro, è un altro lavoro, questo è un lavoro molto più approfondito, perché a differenza di quell'altro, qui mi hanno dato, abbiamo siglato un patto vero e proprio. Da questa rivista io sono stato beatificato, come dobbiamo dire, da Gomboli a pubblicare tutte le riviste che voglio, sotto il marchio Astorina, inserendo stampe, insomma tutto quello che c'è da inserire. Quindi sponsor ufficiale, supporto ufficiale. Ufficiale. L'Astorina mi ha dato il consenso. Ti dico, guardi, stavo parlando di Gomboli, è eccezionale, Marco, mi devi credere, una persona eccelsa in tutti i sensi, va bene? Allora, in cosa consiste il cofanetto? Allora, adesso lo possiamo svelare, no? Quello c'è un cofanetto. Il cofanetto, cioè la rivista, io purtroppo, tu sai benissimo, la rivista non la stiamo adesso impaginando, quindi non la possiamo far vedere, ma ho portato un po' di alcuni materiali. Certo, nel frattempo mentre tu la fai sì, vedere, io sì. Vorrei continuare a dire ai nostri amici che ci stanno seguendo da Facebook, Instagram e... Sì. E YouTube, che possono fare a Mirko tutte le domande che vogliono, anche perché è un'ottima occasione per essere proprio interattivi. Noi saremo felicissimi di rispondere alle vostre domande sui prodotti, su quello che fanno. Dopo questa fra 20 minuti praticamente, dopo questa parte ci sarà una parte di portfolio in mostra e poi un live painting di Miles Morales, e veramente approfittate dei 20 minuti che rimangono per fare a Mirko è a disposizione, come potete vedere è proprio ben disposto, quindi ditegli tutto quello che volete. Prego Mirko. Guarda, allora praticamente noi abbiamo fatto questo portfolio Diabolik speciale, lo apri. Allora, questo è un prototipo. Nella finale, nella fase finale, noi aggiungeremo qui una sacca, una L, perché conterrà, ti faccio vedere adesso, allora, questo qua è il portfolio. Io lo chiamo veramente folder. Folder è proprio, diciamo, il termine tecnico, qualcuno, quindi li conosco. No. E queste sono le stampe, ma sono inedite, le hanno disegnate per noi. Sai chi? Allora, questo è Riccardo Nunziati. Che conosco, ha fatto una miriade di fiere insieme, se ci sta guardando lo salutiamo. Questo è un tratto così pulito, vero Mirko? No, è eccezionale, guarda qua, io devo far vedere una cosa incredibile. E ovviamente con la dicitura sempre Astorina, dov'è? Eccolo qui, sempre con Astorina SRL, ovviamente, vedi? E praticamente questo è un 22x32 che sarà contenuto, che si troverà nel cofanetto. La seconda stampa è stata disegnata da Massaglia, tu sai le diabolichine, no? Che sono state prese sia Caretta che Massaglia. Bravo Giulia, guarda che bella questa. Sì, si vede proprio il tocco femminile. Mano, non c'è niente da fare. Questo tipo di illustrazioni si vede proprio che c'è un tocco femminile, guardate la lavorazione dei capelli. Che pazienza ora, e che mano, perché poi una tecnica del genere, questa tecnica richiede tempo ovviamente, assimilazione, da imparare insomma. E Giulia poi eccezionale, io la seguo da
sono 5 anni che la seguo, ma ha fatto dei passi da gigante ultimamente. Poi da quando è andato da Diabolik, visto che Astorina le ha soldate sia lei che Caretta insieme, ma hanno fatto una cosa, si sono proprio, hanno fatto un miglioramento eccezionale, incredibile, guarda. Sì, anche io le seguo e guardo con molto volentieri le cose che fanno. Io apprezzo molto questi artisti che riescono ad avere questa inchiostrazione così pulita, perché è una cosa che a me manca. Io, proprio per una questione di inclinazione naturale, non riesco a tenere questa pulizia, anche se mi sforzo. E quindi guardate che inchiostrazione di tutti i capelli, del tratteggio che divide la parte di luce e di Guarda che ombra. tratteggio, Veramente un guarda. Madonna, ottimo, sì. ottimo La lavoro. spalla, cioè, incredibile, mamma mia. E poi abbiamo la grande Caretta che si è buttata ha lasciato il bianco e nero per fare un acrilico spettacolo, ti faccio vedere che ha fatto, guarda qua, mamma mia, impressionante. Ti devo dire la verità, quando ho chiamato e ho sentito Comboli, a telefono abbiamo fatto direttamente l'intervista, no? L'abbiamo fatta per telefono, mi fa: senti caro, ma vuoi che contatti io e scelga io gli artisti che debbano farti? Perché poi tu mostra un attimo dopo ti ho mandato la cover, dobbiamo farla vedere in anteprima, non l'ho mai fatto vedere a nessuno. Quando vuoi, io la preparo. Ok, allora praticamente che mi ha detto? Scegli tu o scelgo io? Ho detto guardate, a me non ci sono, perché lui pensava che non conoscessi. Ho detto maestro, perché lo chiamo maestro? Ho detto maestro, per me come vuole, insomma, però mi ha visto, forse ha sentito la mia voce titubante un po' così, ha detto aspetta un attimo, ha detto ma se conosci fai tu, dimmi, non essere timoroso, cioè nel senso timido, dimmi, no, ad essere sincero riconosco tutti perché sono tutti amici, ma che veramente, sì veramente, e allora te la vedi tu, ma devo mandarvi, vi devo dire i nomi, non mi interessa, fai tutto tu, quando poi sono pronto me li fai solo vedere, perché giustamente le voglio vedere, giustamente le vai a vedere, guarda. Io ho pensato, guarda, non c'è stato un attimo di esitazione. Io ho detto subito: allora, di Bernardo cover e le tre stampe devono essere enunziati, Caretta Massaglia, capito? Cioè, non ho tentennato perché già sapevo che sarebbero state perfette, perché sono perfette, ragà. Dal vivo sono eccezionali. Io non ci credevo quando mi hanno mandato come si chiama? Mi hanno mandato i file per vederli. Ho detto: mio Dio, ma avete fatto delle opere d'arte? Questo non Guarda, si. facciamo i complimenti a te per la proposta che hai creato e facciamo i complimenti a tutti gli artisti che hanno realizzato queste bellissime illustrazioni. Io ho anche quella che mi hai mandato in privato pronta. Facciamola vedere la cover in anteprima, dai, la Va possiamo far bene? vedere. Sì, facciamola vedere. Non a caso ho scritto anteprima assoluta qua nel. Ho visto che hai messo. Eccola qui. Allora, eccola qui. Allora, ragazzi, vi spiego. Il buon Di Bernardo, che io saluto e non ringrazio mai abbastanza perché mi ha aiutato in tante cose, ha pensato bene di dare adito a questa un'illustrazione che riprendesse in qualche modo, desse spazio al film, perché se vedi c'è una pellicola qui, no? Del film, come vedi, e per dare, ecco, giustamente c'è in uscita il film il 31 dicembre. E ha pensato di collegare il fumetto al film, ovviamente, giustamente c'è Sì. questa. Tra l'altro, se posso dire una cosa in un secondo, il primo trailer tra la Miriam Leone, le ambientazioni, la Jaguar Nera è straordinario, Straordinario, vero? bellissimo, bellissimo. Pensate, amici che ci state seguendo, cosa pensate? Scrivetelo. L'avete visto il trailer di Diabolik che esce a fine anno? Vi è piaciuto? Ditecelo che lo commentiamo insieme. Bello. Ti piace? Poi abbiamo fatto la testata, io chiamo la testata che sarebbe l'intestazione di Diabolik Special, l'abbiamo fatto in quel modo, centrandolo proprio al centro, quindi in mezzo alla pellicola, vedi, Diabolik, abbiamo dato proprio un senso alla copertina. Molto molto bello, anche proprio come impaginazione e composizione. Sì, allora Di Bernardo qui, devo essere sincero, si è superato perché ha fatto una cosa straordinaria, Madonna mia Giuseppe, ha fatto una cosa straordinaria. Bellissima, eh? Bellissima. Ma è bellissima, raga. La composizione è straordinaria. Ho detto, guarda, io ci tengo perché giustamente Giuseppe ci tiene a parte bella figura, ma a fare delle cose professionali. E quindi tutto ciò, quello che presentiamo, è quello che hai visto adesso. Però la chicca è un'altra. Allora, io la dico perché
è ufficiale questa cosa, non l'ho mai detto, la posso dire, però il mio problema, sai qual è, Marco? Che è sto fatto del DPCM. Mi dirai, ma che c'è di DPCM col fumetto? Ti spiego, perché noi ho fatto una sorta di patto con The Rumors. I The Rumors non è altro che, come si dice, i responsabili, l'ufficio stampa del film di Diabolik. Praticamente, se il DPCM non mi rovina tutto, dovremmo avere i manetti Bros all'interno della rivista. No! Sì, ho mandato già l'intervista. Lo diciamo, dai! Diciamolo e basta! Ce ne frega niente! Ho mandato questa intervista. Quando perché... ti ho chiesto di dire qualche anteprima, non pensavo cose del genere. Non pensavo cose del genere. Sì, allora abbiamo... E non solo, ti aggiungo un'altra cosa. La posso dire perché loro me l'hanno confermata, però ripeto, se il DPCM congela questa cosa, verrà poi spostata, ovviamente, perché tu sai che se il film non esce, io non posso mostrare l'intervista. È chiaro. Questo, io dico le cose come stanno. Loro mi hanno detto, va bene Mirko, te la facciamo l'intervista, però devi uscire in concomitanza col film. Il 31, mi prometti che non uscirà prima, ma uscirà, ho la tua parola d'onore. Ho detto, guarda, fidati che è la mia parola d'onore, il 31 esce insieme, il 31 mattina mi faccio uscire, va bene, allora. E allora mi hanno accettato, sono l'unico, vedi che non c'era nessuno il permesso, solo io, non lo so perché, è stata tutta fortuna, Marco, comunque. Diciamo con, scusami. Il poster ufficiale della locandina mi hanno dato il permesso, quindi mi manderanno in alta risoluzione la locandina del film, quella un po' a fumetto, hai visto? Quella disegnata appositamente del film, e che troveranno, ripeto, DPCM permettendo, e non mi metta il bastone tra le ruote, spero che non mi mettano. No, penso che anche tutti quelli che ci stanno ascoltando sanno bene che l'industria cinematografica è veramente in seria difficoltà, proprio perché, a parte Tenet che hanno usato come capro espiatorio, tutta la questione cinema, cinemi, teatri, film, pellicole è bloccata. Pensate che proprio anche negli Stati Uniti, come lo spiegava in modo magistrale, a differenza mia, Roberto Recchioni, che l'industria proprio americana, coloro che distribuiscono i film, addirittura hanno dichiarato di essere in una situazione che nei prossimi 6 mesi saranno costretti a chiudere. Quindi anche se le cose non si ripristinano in un tempo ragionevole, anche dopo, quando i film, le pellicole saranno pronte, i distributori poi saranno in crisi. Quindi sappiamo che è tutto un momento di grande incertezza. Ed è proprio per questo, Mirko lo sa, gliel'ho spiegato, che io ho voluto tirar fuori un'idea come questa. Io non sono nessuno, non ho l'utenza che può avere un grande artista Marvel, non ho l'utenza che può avere un grande autore. Io semplicemente, come ho un posto a Lucca Comics e posso incontrare delle persone, volevo creare un posto dove poter incontrare e parlare anche a livello digitale. Quindi sono contento che insieme a me ci siano persone come Mirko e con tutti quelli che ci sono stati e ci saranno domani, che lavorano duramente anche per uscire da questa situazione così piena di incertezza. Giusto Mirko? Sì, guarda, è un periodo davvero nero, anche perché non ci aspettavamo un blocco del genere. Tu sai che si sta andando sempre verso questo lockdown, si vocifera, ma tu sai benissimo che se la Merkel e Macron decidessero, nel caso decidessero di fare un lockdown, tu sai bene l'Italia come fa, tu lo sai benissimo, quella è patrocinata proprio, io la chiamo sempre, io l'ho sempre sottotitolata patrocinio, cioè tutto ciò che fanno loro, noi di riflesso, tu sai benissimo come funziona, perché noi siamo legati purtroppo con loro, purtroppo siamo legati con loro, quindi penso che il governo si muova in quella direzione, poi si muoverà in quella direzione. Speriamo veramente che anche il film di Diabolik possa uscire come previsto. Sì, guarda, non vedo l'ora. Anche perché l'altro ieri il maestro Gomboli è stato intervistato da Hit Comics, e nel quale diceva appunto del film, ne ha parlato un po' lui, perché giustamente lui è sempre presente, perché dà delle idee al film, e lui è un co, cioè nel senso lui ha dato delle idee per realizzare questo film, alcune scene, insomma hanno chiamato ovviamente il direttore di Astorina,
che ne sa più di tutti, ovviamente. Chiaro. E praticamente cosa diceva? Che Madonna, ragazzi, voi non vi rendete conto, ma è costato tantissimo questo film. Poi ci sono degli attori, Mastandrea, cioè stiamo parlando di attori Marinelli, insomma, sono attori di un certo rilievo da noi in Italia, sono bravissimi questi, no? Diceva, ma hanno sudato tantissimo, hanno fatto dei sacrifici enormi, perché per spostarsi, insomma, tu sai, mo, tutte restrizioni, ma speriamo che lo facciano uscire questo film, perché sennò dopo come si fa? Cioè, se continuano, hai capito? È un problema. Poi è una perdita anche proprio di denaro, perché ovviamente, come tutti gli ascoltatori capiscono facilmente, quando fai un lavoro e hai un guadagno in tempi ragionevoli e appunto ottieni un determinato guadagno, ma quando per lo stesso lavoro i tempi si allungano, ovviamente il guadagno diminuisce tutte le volte. Quindi veramente ci auguriamo che le cose possano ripristinarsi in modo che nessuno perde anche proprio il denaro che merita per il suo lavoro. Esatto, ma anche perché poi tu sai benissimo, non è solo il film, là c'è tutta una produzione alle spalle, tante famiglie che poi dovrebbero fermarsi, insomma è problematica la situazione, capito? Cioè, veramente problematica. Poi tu sai benissimo, tu adesso ti sei trasferito, ok, però io vivo ancora in campagna, io sono in campagna, sono da me, io ho lo studio lì, tu lo sai benissimo, a Salerno. Quindi praticamente con De Luca, guarda, De Luca non è un grande attore di teatro. Io l'ho sempre detto che è un grande attore di teatro. Ha una voce che quando parla non riesco a non ridere. Sembra da un'opera. Sì, è come se lui stesse recitando, stesse facendo un ruolo, impersonando un personaggio, insomma, in un teatro. È irreale, sembra irreale. Esatto, perché poi ci sono tante cose dietro. Però praticamente, guarda che De Luca, se vuole, arresta, lo fa subito il lockdown. Cioè, lui è molto pragmatico, non piace andare per le sottigliezze, oppure per non si perde in chiacchiere. Se deve fare una decisione, la fa. Insomma, la fa. Non ci sono cavoli, capito? Detto questo, va bene, io spero che esca. Spero che esca. Ti dico la verità, io volevo far vedere, volevo dire che all'interno dell'associazione ci sono anche dei portfolio che stiamo organizzando, insomma, con vari maestri. Abbiamo organizzato il portfolio del maestro Bianchini e il portfolio del maestro, adesso io lo chiamo maestro, però lui è un caro amico, Pasquale Qualano, è un caro mio amico. Ah, anche l'amico mio, salutiamo Pasquale se ci sta. Salutiamo. Enrico Ruocco, fagli un tag a Pasquale, digli che stiamo parlando di lui, lo salutiamo. E abbiamo organizzato allora il portfolio di sia il portfolio di Marco Bianchini che quello di Qualano, che poi troveranno di Luca Strati. Infatti c'è stato ospite prima, ci sarà un portfolio suo, poi di Aldo Di Gennaro, insomma tanti portfolio saranno, e lo possono trovare. Noi saremo online, l'abbiamo fatto un sito intanto, che ti credi? Sì, 4-5 mesi, mamma mia. Allora Marco, tu mi devi credere, tra riviste, sito, giusto, capendo niente, insomma. Allora, l'indirizzo è www.loscarabocchiatore.it e sarà online dal 3 novembre in poi, 3-4 novembre in poi. Quindi ci siamo qua. Sì, si possono interfacciare direttamente sul sito e vedere un po' come funziona, perché noi lì poi lo troveranno, come si ci associa, perché si ci associa, quali sono i servizi, quali sono i pacchetti, come si fa a raggiungere questo. Insomma, abbiamo fatto un bel lavoro di organizzazione, nel senso del sito parlo. I portfolio di Qualano sono come quello di Bianchini, sono serie numerate, sono autografate, insomma sono disponibili. E poi stiamo organizzando anche delle... Guarda, io l'ho portata, questa qua l'ho dovuta portare, una l'ho dovuta portare perché poi la valigia era pienissima. E praticamente, eccola qua, questo che tu vedi, wow, non so se si vede bene. L'avevo visto online questo. L'hai visto? Tu l'hai visto, è vero, me l'ho dimenticato. Allora, questa qua è una delle stampe racchiuse nel portafoglio di Marco Bianchini. Ci sta, quindi ci sono Hulk, c'è Batman, ci sarà Dylan Dog, c'è un disegno di Spider-Man, insomma, ci sono un po' tutti i supereroi. E guarda, di possibilità, il maestro Marco Bianchini, lo chiamo Marco, ma lui è un maestro del fumetto. Lui ha una scuola, non so se lo sai, lui ha fondato una scuola, ne ha due, insomma, del fumetto.
lo stimano tantissimi, è uno dei maestri del fumetto, insomma, una delle colonne portanti. Lui ha disegnato nel 1996 un Dylan Dongone spettacolare, insomma, chi se lo dimentica, è veramente eccezionale. E devi sapere che Marco mi ha detto lui, cioè, le capita differenza. Allora, ti voglio far capire, un maestro di quella portata, no? Lui si può permettere qualsiasi cosa, cioè, poteva mai pensare, dice, facciamo un portafoglio con me. Non l'avrebbe mai pensato, fidati, non lo pensi, perché tu sei in la scuola, fai il professore, e c'hai uno studio, lavori in Francia, cioè, stiamo parlando di altri pensieri, diciamo. Oh, altri pensieri. Mirko, facciamo un portafoglio. Wow. Mirko, facciamo un portafoglio. Va bene, Marco, e come lo facciamo questo portafoglio? Io non l'ho mai fatto, no, ti faccio vedere. Insomma, ci siamo organizzati, è partito così, adesso ci sono tante persone in lista che dobbiamo fare i portafogli. Da portafogli passeremo in art book, poi passeremo per esempio alle riviste, come ti ho detto prima, speciali, che sono non più le riviste, quella la faremo sempre, quella generalista, cioè quella là dove ci saranno tutti gli artisti, quella c'è sempre. Io quella speciale mi rivolgo ad un artista in particolare e basta. Come ti ho detto prima, di Frezzato, no? Per farti un esempio. E lo posso dire, Cavazzano, devo sentirmi con... lo dico perché quello è vero, quindi non... con il maestro Cavazzano ci sentiremo a novembre, perché devo convincerlo a fare una rivista su lui, sulla sua vita, sulla sua carriera. Lo devo convincere in tutti i modi. Quindi io Luca Comics è una persona squisita. Vero? Com'è? Guarda, io lui era accanto a me e io mi sentivo minacciato da questa presenza. Mi sentivo minacciato perché un po' dicevo, ma lui cosa ci fa qua? Cioè, se noi fossimo in America, le Artist Alley prevedono artisti di ogni livello, e quindi magari mi sarebbe capitato Jim lì accanto, ma lì lo prevede. Ma per quello che è un po' l'organizzazione di Luca Comics, io quando me lo sono trovato proprio alla mia sinistra, ho detto, ma lui cosa ci fa qua? O meglio, cosa ci faccio io vicino a lui? Quando l'ho salutato, ci siamo presentati io e David, il mio assistente alle fiere, che sarà presente anche domani nella live. Lui, a parte gentilissimo, addirittura ci ha fatto dono di alcune cose che aveva, così ha detto, tenete ragazzi, prendetele, a me e al mio assistente, senza sapere leggere e scrivere, ci ha regalato delle cose, proprio ora non lo riesco a prendere perché c'ho degli stand davanti a me che reggono le luci e le telecamere, però vi posso dire che ti ha dato, scusa Marco, io sono in piccione, che ti ha dato? No, poi te lo mostro, perché lui aveva delle litografie in un contenitore cartonato, ma rigidissimo, cioè una roba di 2,5 mm di cartone, ha tutti autografati, e mi ha detto, tenete ragazzi, addirittura ha detto, guarda, perché ora in mano c'ho solo questo, se c'avevo di più vi davo di più. No, stupendo! Ma senza sapere, cioè, io gli ho detto, maestro, guardi, vorrei salutarla, perché rispetto il suo lavoro, quello ci ha dato la roba, cioè, ma non sono uno spettacolo queste persone. Io questo dico, cioè, voi avete tanto e date anche tanto, cioè, capito che sto dicendo? Loro condividono, è una cosa stupenda, Marco. Allora, amico, io ti devo dire una cosa, abbiamo altri due minuti e io ti vorrei dire una cosa. Allora, non te l'ho detto quando ci siamo sentiti, perché te lo volevo dire in diretta, così davanti alla gente non mi puoi dire di no. Ecco. Allora, io, se vogliamo fare un'altra anteprima, mi propongo, perché a entrare un po' nelle cose che fai, che mi piacciono, ci credo, mi piace il tuo atteggiamento, il tuo approccio, quindi ti dico già pubblicamente che mi piacerebbe collaborare insieme a te per fare qualcosa, qualche immagine, perché mi sento molto vicino al tuo modo di pensare, al tuo modo di fare, lavorare per fare le cose bene, in modo corretto, con umanità, con correttezza, e ti voglio veramente ringraziare per quello che stai facendo un po' per il settore fumetto, ma anche per la tua gentilezza, la tua prontezza ad aver accettato questa diretta, anche se non ci siamo conosciuti di persona, magari non sapevi che tipo ero, però sei stato gentile e hai risposto alle persone che ti hanno scritto, ci hai dato tante anteprime importantissime di quello che stai facendo, e veramente ti voglio ringraziare, ti faccio gli auguri anche per quanto riguarda questa situazione, che riesca a non toccarti più di tanto. E veramente grazie mille. Questa ora che abbiamo passato con Mirko lo Scarabocchiatore, se non la state vedendo per qualche motivo, amici di Instagram, YouTube e Facebook, ve la riproporremo, perché tutte queste registrazioni che stiamo facendo, che pesano più di 9 giga a sessione,
le vogliamo rieditare con i sottotitoli in inglese, andando a correggere tutti i problemi che abbiamo avuto e riproporvele in modo che potete veramente vedere gli highlights, le cose più belle di queste interviste con questi personaggi così interessanti come Mirko. Ti ringraziamo Mirko, passa una buona serata, grazie per aver partecipato. Grazie a te, no, grazie a te che mi hai invitato, io sono rimasto molto contento, per essere sincero, mi è piaciuto anche l'approccio che hai avuto con me subito, è bello, a me piace così, mi piace diretto, bisogna dire le cose quelle che si pensa. Allora, io so come la penso, in questo modo, che quello che si pensa bisogna dire, mai nascondere le cose e fare le cose per bene, ecco, essere professionali. L'unica cosa che io ho sempre detto questo, professionale. Poi io sono un po' scassaballe, lo sanno tutti ormai, tutti me lo dicono, però bisogna essere precisi, io sono così. Poi per quello che mi hai detto, sì, non ci sono problemi, ne parliamo in privato. La verità, ultimamente, scusa, sembra un comico, ma è così. Ultimamente questa racconta... È normale, buon segno. Te lo giuro. A me fa piacere. Ragazzi, certo. È collegato con noi l'amico Luca Maresca, lo vogliamo salutare veramente. Ah, Luca, perché c'è Luca? Luca, ciao caro. È collegato con noi, ci sta guardando su Instagram, lo salutiamo. Luca è un caro amico, è un bravissimo artista, lo salutiamo insieme a Pasquale Guarano. Anche con Luca dobbiamo organizzare, organizzeremo un portafoglio, mi sono dimenticato perché poi sono tanti, non mi ricordo. Ma non c'è problema. Grazie ancora una volta. Noi adesso mettiamo un background per pochissimo tempo, poi mettiamo uno spot e dopo lo spot ritorniamo con la parte portfolio in mostra e vi faccio vedere un po' di cose, soprattutto due progetti che non ho mai fatto vedere, nuovi, che ho fatto proprio nelle ultime settimane. Non vedo l'ora di mostrarvelo. A tra poco, ciao Mirko. Ciao a tutti. Offerta per l'inaugurazione del nuovo sito. Avrai un... Hai bisogno di immagini per la tua pubblicità? Vuoi migliorare la tua grafica? Su www.marcorussoart.com trovi tutto quello di cui hai bisogno. Dipinti, fumetti, immagini personalizzabili, grafica e molto altro. Scopri l'offerta per l'inaugurazione del nuovo sito. Avrai uno sconto del 10% su tutto il catalogo. Marco Russo Art. Creative Studio. Idee, creatività, arte.
Ok, cari amici, grazie per essere rimasti anche in questa parte della live. Questa parte si chiama Portfolio in mostra e praticamente vi metto anche appunto quello che è un pochino la grafica, perché questa parte vuole farvi vedere quello che ho fatto durante quest'anno e, come sapete, come abbiamo detto più volte, non c'è stato modo di farlo vedere. Adesso sto selezionando col mouse una serie di cose appunto che vi voglio far vedere, proprio perché ora ve le spiego, ve le illustro e spero che vi piacciono. Allora, qui ovviamente c'è tutto il... Eccole qua. Ok, me le sono aperte. Allora, quest'anno ho lavorato tantissimo con la grafica. Che cosa vuol dire? Che ho dipinto delle cose quando i progetti in cui stavo lavorando lo richiedevano, e ne ho dipinte altre per mio gusto personale, come lo Spider-Man che sto facendo qua in live davanti a voi. Non me lo ha chiesto nessuno. Ovviamente tutto quello che vi faccio vedere è acquistabile, sia questo Spider-Man, sia ovviamente vi ricordo che c'è un'asta di 4 pezzi, che sono 2 pezzi piccoli, uno bianco e nero e uno a colori, Electra a colori e un Wolverine in bianco e nero, e 2 pezzi grandi in formato A3, un Batman bianco e nero e un Bane a colori. Il Batman, tra l'altro, è praticamente uno dei primissimi schizzi preparatori, che poi ovviamente ho portato un po' più avanti, dell'illustrazione che ho realizzato l'anno scorso. L'ho consegnata al suo proprietario, al cliente, a Lucca Comics dell'anno scorso, di Batman a Milano, cioè che c'è questa figura in bianco e nero di Batman che si tira giù, svolazza sul Duomo di Milano. Era veramente grande come dimensioni, tutto dipinto a mano bianco e nero, e quello che vedete in asta è proprio uno dei primissimi preliminari, con tutte le linee cinetiche per appunto poter decidere la direzione, il movimento. Questi dipinti all'asta li trovate su www.marcorussoart.com e sono nella home page, quindi scorrete semplicemente l'immagine di testata e sotto potete vederli. Come vedete c'è scritto offerta attuale e prezzo di partenza. Il prezzo di partenza è minimo, giusto per non rischiare di svenderlo, e l'offerta la potete fare semplicemente mandando un messaggio o nella chat che c'è in questo momento aperta. Tra l'altro c'erano un paio di commenti per Mirko, non sono riuscito a leggerli in tempo. Leo Tiziano e Giampaolo Bombara fanno a Mirko dei complimenti, veramente è stato molto molto bello stare in compagnia dello scarabocchiatore per l'ora che è appena passata. Allora, quindi vi dicevo che io collaboro con delle case d'asta dove metto spesso delle cose all'asta, per esempio una su tutti, Katawiki, che è una casa d'aste veramente molto molto seria, anche tanta utenza, e anche su eBay si possono fare delle aste, tanti mettono all'asta quelli che sono degli originali e cose varie. Io ho voluto fare una cosa proprio più che homemade, self-made, perché volevo proprio essere io a interfacciarmi con voi, sia per una questione che insieme possiamo trovare degli accordi, fate caso se volete acquistare più di una cosa, scusate, sia proprio per diciamo tagliare quella che è la connessione tra una piattaforma che può fare da intermediario. Proprio per questo io ho voluto fare così. La pagina che vedete in questo momento, le offerte attuali sono 0, noi le aggiorneremo costantemente, quindi dalle 15 di oggi, adesso sono le 17.10, alle 15 di domani daremo la conclusione a quest'asta e diremo appunto chi se l'è aggiudicato, quali
disegni sono stati aggiudicati da chi. Se ci dovessero essere problemi, lo facciamo alle 15, perché col tempo che rimane, se non dovessero arrivare i pagamenti, se ci dovesse essere qualche problema, noi facciamo riferimento a quello che ha fatto la puntata subito prima della vincente, oppure rimettiamo all'asta un'asta lampo brevemente il pezzo, così da comunque riuscire a trovare un acquirente disposto a finalizzare la cosa. Quindi vi veramente esorto ad andare a visitare www.marcorussoart.com, homepage, subito dopo l'immagine di testata. Io la sto vedendo davanti a me e sono pronto ad aggiornarla con le varie offerte che arrivano. Sempre sul sito, in basso a destra, c'è un pulsantino nero che vi consente di mandarci un messaggio o su Facebook o su WhatsApp direttamente, come anche in basso a tutto c'è il form per un'email rapida. Comunque, questo per dirvi che avete molte possibilità di mandare un messaggio con la vostra offerta, che lo facciate privatamente o in pubblico nella chat, noi ne prendiamo nota. Adesso vi parlo del primo progetto. Il primo progetto al quale ho partecipato è per un chiropratico di Lucca. Cos'è il chiropratico? È un dottore che allinea quelle che sono le ossa, i nervi, i muscoli, affinché prendano la loro posizione naturale, consona, e questo sicuramente va a creare delle migliorie, soprattutto una riduzione di dolore alla schiena o alcuni arti che ci fanno male. Io personalmente, stando tanto a sedere, anche se faccio uso di una sedia ergonomica, mi sono rivolto anche insieme ad altri componenti della mia famiglia a un chiropratico fantastico di Lucca, per il quale ho realizzato delle immagini che vi faccio vedere, perché vi voglio proprio spiegare come ho ragionato per poterle fare. Le mando a video. Ok, allora, come potete vedere, vi dico una cosa, grazie Francesco Coccia per l'applauso che ci stai mandando su Instagram. Quello che vi voglio dire è questo: gli amici di Instagram purtroppo vedono questo lavoro solo in parte, perché purtroppo Instagram riesce a inquadrare una porzione dello schermo che stiamo mandando in onda. Quindi io che parlo, la condivisione schermo, la grafica e tutte le cose sovraimpressione, compresi i commenti, purtroppo su Instagram non li state vedendo, perché vedete solo la parte centrale, frontale dello schermo. Quindi se avete possibilità di andare su Facebook o su YouTube, sicuramente la visione di questa trasmissione sarà migliore. Allora, quello che è il lavoro, quello che è stato il lavoro, è questo. Vi faccio vedere prima l'immagine dal quale è partito tutto, che è questa che ora comparirà. Eccola qua. Allora, questa immagine praticamente parte da un corpo, un'anatomia del corpo umano maschile inquadrato alle spalle, con una trasparenza. Il dottore, come potete vedere, si chiama Francesco Mariani, e c'è questa trasparenza tra lo scheletro in turchese e quelle che sono la muscolatura di questo uomo, in un colore di contrasto più caldo, in toni di arancio. Questi colori riprendono, tra l'altro, hanno una componente quasi fluo, perché, come ho sempre detto anche durante questa live, io prediligo, amo i colori forti, i colori saturi, quindi ho trovato divertente creare questi colori di contrasto, anche perché forti, anche perché questo dottore è un dottore giovane di età, è un dottore allegro, è una persona veramente affabile, col quale ci si interfaccia molto 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 in maniera amichevole, friendly, e per questo motivo io ho voluto usare questo tipo di colori. C'è un leggero background con una texture che mi è sembrata potesse andare bene per questo tipo di cose. Chiropratica scritto grande sopra, e a destra e a sinistra ci sono alcuni miglioramenti che ti possono dare i trattamenti.
Quindi, per esempio, come state probabilmente leggendo, miglioramento della mobilità, riduzione della fatica, e più in basso si vede miglioramento della concentrazione, riduzione del dolore. Al centro dell'immagine, in bianco, in modo che l'occhio venga attirato, ho messo il logo e il nome, il numero di telefono, con anche il campo di specializzazione di questo dottore. Sotto, di nuovo, una striscia color turchese che fa un po' da contrasto, ma che anche richiama quelli che sono i colori principali. Come potete vedere, è tutto un gioco tra questo colore arancione, rossastro, molto chiaro, che poi schiarisce ancora di più, quasi ad arrivare al bianco nello sfondo, e questo turchese usato per le ossa che schiarisce quasi arrivare a bianco per creare il box che divide la testata dell'immagine dal footer, cioè dal pezzo ai piedi dell'immagine. Ai piedi dell'immagine c'è una citazione che il dottore mi ha chiesto di inserire, ovvero che la medicina è lo studio delle malattie e delle ragioni per cui l'uomo vive, la chiropratica invece è lo studio della salute e delle ragioni per cui l'uomo vive. Quindi sicuramente lui ha ritenuto che questo potesse racchiudere molto bene quello che è il pensiero legato a questa disciplina. Perché ho voluto realizzare una cosa del genere? L'ho voluto fare, magari se faccio così su Instagram si vede un pochino meglio, cerco di restringere, vediamo. L'ho voluto fare così perché volevo che sia una cosa accattivante. L'ho immaginata come se dovesse essere mostrata su un cartellone pubblicitario, quelli che vengono messi quando li vediamo guidando con la macchina, se dovesse diventare un bigliettino da visita, se dovesse diventare una cartella porta documenti. In questo caso l'immagine che state vedendo, come potete vedere nella sidebar, è più di una, perché ha tutta ognuna di loro ha uno scopo ben preciso. Questa, la principale che state vedendo, lo scopo era realizzare un poster praticamente da usare nello studio di questo del caro dottor Mariani. Ecco perché è stato fatto un lavoro nella ricerca dei colori e nella ricerca della giusta dimensione dei caratteri. Perché? Perché inizialmente ho commesso un errore, la dimensione che avevo usato non era facilmente leggibile, tant'è vero che è stata proposta anche a una signora di una certa età che non riusciva a leggere in modo corretto le immagini. Quindi che cosa ho fatto? Ho proiettato l'immagine con un proiettore al muro qua dello studio a una dimensione che secondo me doveva essere quella di stampa, quindi tra il 50-70 e il metro per 70. Ho messo lo scotch al muro per poter settare questa misura, nella quale poi ci ho messo l'immagine proiettata, e ho anche proprio usato una tela che avevo qua in studio, che ero indeciso se usare o no, bianca, di formato 1 m x 70, e mettendola su un cavalletto ho proiettato sopra l'immagine in modo che la racchiudesse, che stesse nel quadrato che doveva stare, e ho quindi in scala 1 a 1 sono andato a settare quelle che sono le dimensioni dei caratteri. Quindi l'immagine in questo momento dovrebbe essere più che leggibile. Salutiamo quelli che si stanno connettendo in questo momento, vedo che ci sono diversi anche amici che conosco, li salutiamo. Da questa poi immagine, che è la principale, ne sono nate altre, come per esempio questa, che potrebbe essere usata per esempio per una cartella o un biglietto da visita. Questa è, abbiamo voluto sfruttare più spazio laterale, spostando l'immagine di una metà. In questo modo avevamo più spazio per scrivere delle cose, anche per differenziare un po' lo stile dell'immagine, però comunque la lavorazione di questa figura con i muscoli e con le ossa rimaneva la solita. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto è che tutti questi pallini colorati che vedete, queste luci, non sono altri che quelli che vengono chiamati trigger point, cioè i punti dove in genere i chiropratici agiscono per dare sollievo dai dolori. Li ho trovati, ovviamente la cosa bella, come vi dicevo in queste live, è proprio
studiare per poter realizzare un progetto nuovo e io tutte le volte non so cosa mi verrà richiesto, è stato proprio bello perché mi sono documentato su come funzionasse questo campo di specializzazione e quindi ho inserito queste sfere luminose, questi punti, proprio a indicare quali sono quelli più usati dai chiropratici. Hanno dimensioni e opacità diverse e questo crea anche discontinuità. Da questa immagine principale e dalla sua compagna, la seconda versione, sono poi state realizzate tutta una serie di immagini che sono appropriate per i social. Quindi questa, che ha una forma più quadrata e che quindi ovviamente ricorda subito Instagram, con sempre l'aneddoto, la frase di questo dottore e la scritta chiropratica. Ne è stata fatta un'altra che va bene come testata per i social perché è piuttosto rettangolare e ce n'è un'altra che ha una dimensione leggermente ibrida dove per andare a lasciare comunque il titolo chiropratica sono andato a tagliare dal box azzurro, più che azzurro turchese, la sagoma della testa. Quindi, ancora una volta, rimane quella che è lo scopo principale, l'immagine principale di questo scheletro con i punti che fa contrasto con i colori e con colori con la stessa gamma di colori, ma molto più tenui, è stato fatto lo sfondo con un leggero background ed è sempre ben mostrato il nome, il numero di telefono, il logo del dottor Mariani. Questo è stato veramente un bellissimo progetto, sono contentissimo di averlo realizzato e ringrazio il dottor Mariani che magari ci vede adesso o lo farà in futuro in differita. Adesso vi apro quello che è il secondo progetto che vi volevo far vedere. Sto mettendo i file, abbiate proprio leggermente un attimo di pazienza affinché ve li posso mostrare tutti. Eccoli qua. Allora, questo secondo progetto si allinea agli altri che riguardano appunto il branding, ovvero immagini per rafforzare l'identità di un'azienda, di un prodotto, di un servizio. Tutto questo, lo ripeto ancora una volta, è veramente molto bello e dà molta soddisfazione perché si passa dalla pittura, come Miles Morales che sto finendo e che appunto continuerò nel corso della prossima ora, e oltre a Miles Morales appunto tutta un'altra serie di dipinti. Vi parlerò di una cosa molto importante che ho fatto che riguarda la pittura domani, si passa poi da queste immagini pubblicitarie, immagini per aziende, design, eccetera, eccetera. Allora, sempre a Lucca c'è un altro professionista che è un avvocato, che a parte essere il mio avvocato, ma è proprio un grande professionista, che mi ha mandato la foto che tra pochissimo vedrete. La sto selezionando. Allora, qui si vede intanto solo una delle immagini, non proprio quella che stavo scegliendo. Provo a riaprirla un secondo. Ovviamente siamo in diretta, quindi tutto quello che funziona o quello che non funziona è dovuto a questo, ma cerchiamo di essere molto veloci nel ripristinare le cose. Ok, ci sono. Allora, mi arriva questa foto. Questa è la foto della meeting room di questo avvocato. Come potete vedere, questo è un pavimento
lucchese toscano, quindi antico, di quelli fatti a mano. È una cosa proprio bella in quanto storica, in quanto ha proprio un'importanza, una fattezza particolare. Ok? E ovviamente, siccome questa è una cosa che riguarda il suo studio, mi diceva: ma potresti usare questo pavimento per inventarti qualcosa che riguardi un po' la mia immagine che vorrei rinnovare? Allora, io la prima cosa che ho fatto è stata questa. Cioè, io mi sono ridisegnato a mano questo pavimento. L'ho ridisegnato a mano, avvalendomi di alcuni riferimenti proprio cartacei, quindi con matita e gomma, per poi passare con Procreate. Infatti vedete che comunque è digitalizzato, non ci sono variazioni. Quindi sono partito da un primo quadrato, proprio come fossero mattonelle, un primo quadrato fatto perfettamente, per poi creare delle specularità che andassero a comporre tutto quello che vedete. Praticamente voi state vedendo 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 mattonelle. Sarebbero 16 mattonelle. Quindi praticamente cosa ho fatto? Ho realizzato questo e poi gli ho chiesto a questo avvocato, che è l'avvocato Micheletti, dello studio Micheletti di Lucca, gli ho chiesto cosa vorrebbe realizzare. Lui aveva bisogno di biglietti da visita, carte intestate, anche template elettronico per poterlo mandare elettronicamente, poterlo personalizzare con le cose che deve scrivere, carta intestata di quella proprio fisica, quindi stampata, e delle cartelline. Gli ho suggerito anche delle cartelline porta documenti che dessero un attimino anche più pregio alle pratiche importanti quando lui poi la va a consegnare a alcuni clienti. Comunque ho avuto l'idea che potesse rimanere il suo nome e i suoi contatti. Allora, prima di tutto ho voluto riprendere alcuni colori, come questo Bordeaux, che essendo io, come potete vedere, sono vestito di rosso, il logo che vedete sopra impressione è rosso, quindi io ho voluto usare il color rosso in una forma anche molto elegante, trasformandolo in un Bordeaux, e ho realizzato il biglietto da visita. Questo è il front, studio legale Micheletti, User Familia, scusate, è il nome dello studio, e ho deciso di scrivere in basso quelle che sono le competenze: diritto internazionale ed europeo, diritto penale, diritto civile e luxury consulting. Sul retro ho trovato questa soluzione di usare lo stesso rosso per le scritte, mentre prima le scritte erano quasi bianche, e andare a schiarire tantissimo, così da far emergere il rosso dei caratteri, sempre il pavimento, quindi il background sia del front della business card è il suo pavimento con un filtro Bordeaux, e il retro è della business card è lo stesso pavimento, semplicemente a bassa opacità o con un filtro bianco sopra, e quindi si è creato questo contrasto interessante. Quando poi gli ho parlato delle cartelline, ho usato lo stesso principio, e poi c'è anche la carta intestata, che è questa, con ovviamente volevamo una cosa leggera, che fosse non troppo impegnativa da stampare, e anche che non fosse un po', scusate il termine, una pagliacciata, quando comunque queste cose andavano in tribunale, eccetera, eccetera. L'idea, diciamo, un attimino carina è stata quella, appunto, essendo un pavimento, di riprendere anche la parte finale, il pavimento di questa di questo foglio A4, con una striscia sempre a opacità bassissima del pavimento. Quindi abbiamo il nome, lo studio e tutti i contatti anche sulla carta intestata. Vi faccio vedere il risultato di tutte queste cose. Questa è la foto del bigliettino arrivato pochissimi giorni fa in studio, e questa è la foto di uno dei pacchetti con appunto il bigliettino. Anzi, forse se ve la giro la vedete meglio anche a voi che guardate su Instagram. Mi dispiace che non vedete tutta la porzione dello schermo, quindi vedete proprio l'effetto di contrasto di colore, il gioco del colore chiaro con il gioco del colore più scuro Bordeaux.
con uno dei pacchettini di bigliettini. Questa invece è la cartellina. Questa è la cartellina che una volta piegata è così. Quindi non è sicuramente una pagliacciata, nel senso non stupisce per troppa fantasia, è piuttosto semplice. Questo è il retro, è piuttosto semplice, ma secondo me dà un bel effetto anche a chi deve realizzare un lavoro così importante. Quindi veramente ecco, sono anche molto contento del lavoro di stampa che è stato fatto. Ah, vi mando sovraimpressione il carissimo Mirko, lo scarabocchiatore, che mi fa dei complimenti, bellissimo, mi piace tanto. Grazie, grazie Mirko, anche i tuoi prodotti sono veramente ben fatti. Io credo molto in quella che è una lavorazione ben fatta, ci tengo tanto, e anche per esempio per la nostra nemica, cioè la fedeltà dei colori nella stampa, ci passo veramente tanto tempo. Pensate che già le prove che avevo fatto io sono state innumerevoli, fin quando non ho trovato proprio il colore adatto, giusto, tutte le prove, perché sono state fatte per assicurarmi che, indipendentemente da chi stampasse, da quale materiale, su quale materiale venisse stampato, perché alcuni assorbono di più, per esempio la carta, quelli più plastificati ovviamente assorbono di meno o quasi per niente. Quindi ho fatto delle prove per assicurarmi che potesse essere stampato con il colore che volevo io. Quindi in genere vado in stampa leggermente più chiaro e leggermente più saturo, perché so ormai per esperienza, l'ho fatto veramente 5 miliardi di volte, che la stampa tante volte perde di saturazione e perde ovviamente cioè acquisisce purtroppo una scurezza maggiore. Quindi mi ricordo uno dei primi artbook che feci, quando mi arrivò il pacco a casa, io non vedevo l'ora di spacchettarlo, ma ci rimasi veramente male per il grandissimo eccesso di neri. Ovviamente chi riceve il file non si prende la briga di andarlo a modificare, perché metti che non è quello che devi fare, perché metti che appunto è stato concepito così e così deve essere, sono stati fatti tutti i calcoli dietro, l'operatore non lo va a toccare. Quindi diciamo, coloro che fanno il mio mestiere, soprattutto per quanto riguarda la grafica, perché comunque se questo uomo ragno dovesse essere stampato dalla Marvel, dalla PlayStation, da chiunque, si occuperebbero loro di fare tutto, il mio compito sarebbe mandargli l'immagine. Però quando qualcuno si rivolge a me per fare un altro tipo di immagini, ovviamente mi occupo io anche di essere certo che i colori possano venire bene in stampa. Con grande sorpresa, lo dicevamo ieri con gli amici di Abstemius, tutta la colorazione digitale che ho fatto sulle immagini che ho realizzato a loro è venuta benissimo in stampa. Questo veramente la dice lunga sulla qualità che è stata usata dalla macchina da stampa, che per essere così buona sarà stata incredibilmente costosa, ha proprio anche il tipo di cotone pregiato, resistente e anche in grado di avere un assorbimento di colore in grado da permettere ai colori di essere stampati in modo fedele. Poi vi voglio far vedere un'altra cosa, perché a causa di forza maggiore interromperò questa live mezz'ora prima, quindi stacco alle 18:30. Però siccome non ho altre cose da dirvi in questa fase di portfolio in mostra, vi faccio una sessione di light painting. Una cosa che vi volevo far vedere con veramente molta, molta, molta gioia e impazienza era un'illustrazione che ho mostrato proprio per circa un secondo, ho fatto un veloce pop-up, durante l'intervista che ho realizzato insieme agli amici di Annila, Mart e My Nerd Life circa un mesetto fa. Allora, io ho realizzato un'immagine di un formato veramente particolare per me, e forse un po' particolare di suo, ma soprattutto per me, e probabilmente vi piacerà il soggetto.
ve la mostro, chiudo la bottiglietta e ve la mostro. L'immagine è questa. Gli amici di Instagram probabilmente la staranno vedendo solo il pezzo centrale, quindi provo a fare un leggero slide così che la vedete partendo appunto da destra verso sinistra. Come potete vedere è Capitan America nella famosa scena sulla quale io e diversi altri siamo proprio saliti sulle sedie di Avengers Endgame, quando brandisce il martello di Thor e il suo fedele scudo si spezza. Allora, come è stata concepita questa immagine? Cerco di mettervela qua così un pochino la potete vedere di sfondo. C'è tutto uno strato di varnishing lucido che ovviamente si vede veramente tanto. Allora, questa immagine è stata fatta partendo da un semplice schizzo su un foglio 33x24. Questa dimensione, l'altezza del vivo, è proprio 33. Avevo fatto questo busto di Capitan America con questa inclinazione e poi avevo fatto appunto la sua testa, sempre con questa inclinazione e nient'altro. Era proprio uno schizzo di quelli fatti con una matita di grafite, una matita colorata e poco altro. E poco altro. Mentre ci lavoravo ho sentito l'esigenza di fare due cose. Mentre la mia idea principale era realizzare un bianco e nero, ho avuto l'esigenza di metterci del colore e man mano che ce lo mettevo ho iniziato a ingrandirlo. Quindi ho preso un altro foglio 33x24 e ci ho fatto il martello. Cioè, ok, c'era un problema di connessione. Mi state ascoltando? Siete tornati? Forse Instagram ha avuto qualcuno che è in linea, per favore ci può far sapere se su Instagram e sugli altri social state guardando bene la diretta, o come la sensazione vedendo, per quello che sto vedendo io, che si sia bloccata la diretta. Ah no, ok, ora è ritornata. Quindi, vi dicevo, ho preso un pannello di Forex che avevo in magazzino. Forex, come potete vedere, è praticamente un foglio di plastica e questo è, penso, se non un centimetro, come minimo 7 mm. L'ho anche filmato dietro perché è stato completato, è finito, questo non serve più metterci le mani. E ho incollato, ovviamente con una colla apposta, cioè una colla che non mi crea dei danni al lavoro, sono andato ad incollare questi fogli, questi tre fogli su questo Forex. Quindi poi, avendo questo foglio così molto più grande, ho continuato la lavorazione. Quindi ora la misura finale è praticamente più di un metro di lunghezza per un 42 circa centimetri di altezza. C'è tutta un po' uno studio cromatico particolare, e poi lo vedete molto lucido perché ho aggiunto un paio di strati di varnishing, ovvero una vernice finale high glossy molto lucida, e sono riuscito ad ottenere tutta una serie di texturizzazioni grazie alle pennellate. Quindi potete vedere che si va da questo tramonto a colori caldi a una parte un po' più fredda che favorisce il colore dei fulmini. Si vanno a toccare delle punte di turchese, si vanno a toccare delle punte di rosso, di viola, di giallo, e la luce per tutto il pezzo ha un andamento, perché più in basso si va e più a destra si va, più il disegno è chiaro,
mentre andando proprio nella direzione opposta il dipinto si fa più scuro e intenso di colori. Questa è l'immagine che vi presento oggi in anteprima. Nelle altre live vi ho mostrato alcune immagini work in progress che sono disponibili sulla sezione work in progress dello shop del mio sito. Potete chiedere tutte le informazioni di cui avete bisogno in merito. E questa qui invece è stata completata. Da stasera, quando finirà questa live, lo metteremo a disposizione. Lo metteremo a disposizione per la vendita. Quindi troverete il prezzo e tutto quello che vi serve. Vi vorrei ricordare, prima di passare al live painting, che è in corso l'asta di 4 pezzi di Wolverine, Elektra, Batman e Bane, che trovate nella homepage del mio sito. Vi esorto a dargli un'occhiata perché potreste prendere queste immagini, una o più, a un prezzo veramente vantaggioso, e non c'è nessun tramite tra quest'asta, voi e me. È un accordo, una cosa che una trattativa che possiamo fare in modo diretto. Quindi non dobbiamo dare commissioni a nessuna casa d'asta e a nessun altro, non ci sono commissioni. I prezzi che vedrete sul sito sono quelli che saranno. Cercheremo di aggiornare tutte le volte che è possibile la home page con i prezzi, le offerte del momento. Potete mandare un messaggio su questa live, ma lo potete mandare anche in privato. Instagram, Facebook e YouTube, anche mail e WhatsApp. Per trovare WhatsApp basta che clicchiate sul bottone nero in basso a destra sul mio sito e potete mandare subito un messaggio con Messenger e WhatsApp. Adesso io non ho altre cose da dirvi riguardo il portfolio in mostra e vorrei fare circa una mezz'ora, 45 minuti, non riesco oggi a fare di più a causa di un imprevisto, di sessione di live painting. Quindi vi veramente incoraggio a scrivere tutta una serie di domande che avete sulla lavorazione che vi mostrerò. Quindi nel frattempo che sposto la telecamera vi metto un background, poi parte uno spot per pochi secondi e ci vediamo direttamente al tavolo da disegno. A tra poco!
Ecco, adesso sicuramente vi sentite a differenza di prima. Ecco qua, sì, esatto. Allora, questa sezione, come ieri, vi ricordo che serve per, anche per rispondere alle vostre domande. Quindi tutto quello che volete sapere dell'immagine che sto realizzando, tutto quello che volete sapere riguardo a materiali e cose varie, veramente siete incoraggiati a chiederlo, lo farò in diretta. Sott'occhio ho Instagram, ho scordato ieri, ho fatto una cosa tremenda, scordare il pennello con il colore attaccato sopra, quindi ora è diventato duro, ma lo ammorbidisco subito. Forse è meglio che però metto le cuffie, perché quando giro la faccia mi... Ecco, allontanandomi dal microfono forse non mi sentivate. Ok, quindi ora sono sicuro che mi sentite. Allora, sto ammorbidendo un pochino, anzi ve lo faccio vedere qua, il pennello con del sapone e dell'acqua, perché me lo sono dimenticato con il colore sopra. Questo è Miles Morales, in circa una ventina di giorni uscirà un grandioso videogioco per PlayStation 5 per omaggiare questo fenomeno, questo nuovo Spider-Man adatto alla nuova generazione. A questo tempo ho voluto realizzare una prima illustrazione su di lui, non l'avevo mai fatto, ed è disponibile ovviamente per la vendita a tutti coloro che sono interessati. È un work in progress, quindi sul sito, potete proprio trovare questa immagine allo stato precedente, lo potete trovare nella sezione work in progress, però adesso lo state vedendo un po' crescere, lo state vedendo migliorare, e quindi basta che chiedete tutte le informazioni di cui avete bisogno e vi aiuteremo all'acquisto. Questa, come ho detto in questi giorni, è la mia palette con chiusura ermetica. In questo modo tutti i colori sono sempre freschi e disponibili per essere selezionati. Abbiamo mezz'ora, ma è stata più che sufficiente. Vado a rimuovere un pezzettino della mascheratura che ho fatto ieri in diretta, perché oggi vorrei proprio fare delle migliorie alla figura di Spider-Man. Sentitevi sempre liberi di fare domande. Allora, una cosa che devo fare assolutamente è aggiungere una protezione in queste aree che ho creato ieri, perché queste parti bianche non c'erano. Prendo uno scotch da mascheratura, ovvero uno scotch rimovibile, e non lascia segni ma soprattutto danni, quindi col mio bisturi vado a tagliare, no, sto sbagliando, questo devo tagliare, la parte in eccesso, fare questo tipo di immagini non è solo pittura nuda e cruda. Sono anche tutta un'altra serie di passaggi un po' più tecnici, però permettono di fare veramente un buon lavoro. Allora, con il pezzo che avanza, copro quest'altro pezzo.
E ne serve un altro pochino. Un'altra cosa che ci terrei a dire, dato che in questo momento non ci sono domande, è che voglio fare un ringraziamento a Lucca Comics, al reparto che mi ha aiutato e supportato per realizzare questa trasmissione, e soprattutto al direttore di Lucca Comics, Emanuele Vietina, che veramente ha sposato questa mia idea che riguardava i disegnatori. I disegnatori ovviamente, se hanno avuto modo di avere lavoro durante il lockdown, dai loro studi nelle loro case hanno potuto lavorare, ma è potuto capitare che comunque, non avendo la possibilità di incontrare il pubblico, non ci sia stato modo di vendere alcuni originali oppure di prendere delle commission. Proprio per questo, con questa live io almeno ho voluto essere presente per poter mostrare quello che ho fatto, per potervi anche aiutare ad acquistare qualcosa se vi piace e poter aggiungere amici, clienti vecchi, clienti nuovi, tutta una serie di persone che, come diceva Luca Strati, girano intorno alle fiere e che noi incontriamo ogni anno sempre, sempre, sempre volentieri. Molto meglio fare la pittura vera e propria che questi lavori così precisi. Eppure vi assicuro che servono e ci aiutano a fare un buon lavoro. A farlo male ci vuole solo un attimo. Tra l'altro questo è anche uno scotch abbastanza costoso. Salutiamo Lorenzo Mazzocchi che ci sta mandando un messaggio. Come stai Lorenzo? Grazie per esserti collegato anche oggi. Ok. Allora adesso voglio andare ad alzare i contrasti sul nostro... Sei mitico, mi dice Lorenzo, grazie. Tu sei sicuramente troppo buono e troppo gentile, e io sicuramente non me lo merito, perché io sto solo inquadrando dal mio studio quello che faccio ogni giorno. Niente di particolare, cioè sì, il mio lavoro può essere particolare, ma sicuramente niente di straordinario. Questo tipo di dirette le stanno facendo in tanti, e assai meglio di me, ma semplicemente questa era la mia proposta per appunto essere presente. Conosco pure io Luca Strati, un suo artbook. Sì. Poi vabbè, tu di artbook ce l'hai un po' di chiunque, mi hai fatto vedere la tua collezione. Lorenzo ha acquistato uno dei miei artbook e mi ha fatto vedere tutta la sua collezione. Veramente molto fornita di artisti bravi, veramente. Portfolio, sì, anche portfolio, te c'hai anche portfolio. Si è ribaltata la telecamera, non so perché. La ripristiniamo.
Allora, dove la luce incontra l'ombra c'è una zona molto molto scura. Sarà interessante giocare con questa componente, perché tutto quello che sarà prima di questa zona scura gli daremo un colore caldo. Tutto quello che invece sarà al di là della zona scura gli daremo una componente fredda. Quindi sarà veramente molto 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 interessante. Alle 6:30, tra circa mezz'ora, termineremo leggermente in anticipo la trasmissione, un po' perché appunto vi abbiamo detto veramente con piacere tutto quello che vi dovevamo dire, anche perché c'è stato una causa di forza maggiore. Quindi ci salutiamo. Stavo dimenticando una cosa. Ah, grazie Lorenzo, veramente sei gentile, ha scritto che mi ammira. Grazie, guarda, io cerco di fare quello che mi piace, cerco di farlo bene. Una cosa molto importante che vi volevo dire, meno male che me lo sono ricordato, è che domani mattina non ci sarà questo collegamento, perché ho messo un sondaggio, non ho avuto tempo di vedere, non ho avuto proprio modo, essendo live, di vedere cosa avete risposto. Ma prima che iniziasse la live avevo visto che c'era, l'ho anche postato, che c'era un 80% di voi che avevano preferito che la live di domenica più lunga, una sessione in più di 2 ore, fosse fatta di sera. Quindi se vi torna meglio, e vi ringrazio per avermelo detto, la effettuiamo di sera tra le 20 e le 22, quindi domani mattina potete riposare tranquilli, non perché dovevate perdere il sonno per vedere questa live, ma semplicemente perché mi piacerebbe, per ovvi motivi, sfruttare un momento dove siete di più connessi davanti allo schermo. Vi ricordiamo che domenica c'è veramente un annuncio a cui tengo tanto. Questa trasmissione è stata piena, ovviamente, l'ho pensata proprio perché ci potessero essere tutte le cose a cui tenevo, e il progetto di cui vi parlerò insieme ad altri di domenica è proprio uno dei progetti in assoluto che, a parte che mi ha preso tutta l'estate, ma è proprio un progetto importante proprio per la tematica, un'opera letteraria enorme, famosissima. Quindi mi raccomando, quello vale la pena che lo vediate, ma non perché il resto che avete visto, non gli altri ospiti, fossero stati meno importanti, semplicemente perché se vi piace insomma un po' il mio lavoro, quella è stata sicuramente un'occasione dove l'ho fatto per tanto tempo. Immagini che hanno richiesto circa 150 ore di lavoro a immagine. Lorenzo mi chiede che vuole vedere la foto di questo Spider-Man finita. E Lorenzo, guarda, non ti preoccupare, perché prima o poi lo finisco. Ovviamente se viene acquistato in anteprima lo finisco per il cliente, altrimenti, anche se un po' a scappatempo, lo finisco e lo metto disponibile per la vendita, con tutte le foto del caso, come tutte quelle che trovate sul sito www.marcorussoart.com. vi ricordo che c'è sempre l'asta di 24 ore, scade domani alle 15 quando inizierà la prossima diretta, e in questo frangente potete cercare di accapararvi questa immagine a un prezzo particolarmente vantaggioso, perché appunto i prezzi i prezzi di partenza sono estremamente bassi, quasi irrisori, e quindi per ora lo prendereste, se lo prendete già solo con una puntata maggiore del prezzo di partenza, lo prendete praticamente a meno della metà del valore, già così. Quindi veramente siete esortati a valutare.
l'acquisto, basta semplicemente che fate un'offerta. Prezzo? Allora, il prezzo non c'è. Grazie per i complimenti di questo Spider-Man, Lorenzo. Il prezzo non c'è, nel senso che ci sono quattro immagini con un prezzo di partenza, lo trovi sul mio sito, nella homepage, vai su www.marcorussoart.com, scorri l'immagine di testata e vedi queste quattro immagini all'asta. Basta semplicemente, per partecipare, fare un commento o sulla live, come stai facendo tu, Lorenzo, con l'offerta, oppure in privato, giustamente, chi desidera può farlo in privato, scrivendoci su WhatsApp, scrivendoci per email, su Facebook, su tutti i social. Questa diretta si sta streamando su YouTube, Instagram e Facebook, quindi anche tramite queste piattaforme potete contattare per fare le vostre offerte. Quindi noi aggiorneremo la grafica nella home page del mio sito con le offerte che fate. Quindi fate conto, come vi dicevo prima, che già ora è meno della metà del valore deciso da me sui prezzi che vedete nella sezione shop. Quindi praticamente, se, per esempio, se voi vedete Electra che ha un prezzo di riserva, un prezzo di partenza di 100 euro, se vedete sul sito, nella sezione delle illustrazioni di scarse dimensioni a colori, nella sezione shop del mio sito, è in vendita a 220. Quindi già ora, se fate la vostra offerta, è meno della metà del valore. Sto andando ad alzare i contrasti, soprattutto nelle parti, lo dico ancora una volta, dove la luce incontra l'ombra. Non vedo in questo momento domande, quindi così io, mentre sto lavorando, mentre sto mischiando questi colori, vi parlo così, dandovi dei cenni, ma siete veramente invitati a chiedere tutto quello che volete. È bello quando c'è questo tipo di interazione, è più facile fare tutto e soprattutto soddisfare quella che è un po' la vostra curiosità, che quando siamo in fiera ci mostrate, no? Come fai, che materiali usi. Quindi se avete delle domande, sono veramente felicissimo di potervi rispondere. Le linee bianche che avevo fatto come cuciture del costume ovviamente creano un vantaggio, perché il bianco rimane sotto e quindi le vado ad abbassare senza perdere le linee. Ovviamente non devono essere, no, così nette. Basta semplicemente abbassarle, perché il bianco sotto ci agevola. Spero che gli amici di Instagram stanno guardando con un'inquadratura corretta. Purtroppo Instagram taglia un pochino quella che è l'inquadratura vera e propria che sto facendo per questa live.
Fatemi un secondo. E eccomi, allora, stavamo dicendo di questo Spider-Man, Miles Morales per PlayStation 5. Passiamo ai contrasti. Avresti modo di registrare un video di realizzazione di Spider-Man? Guarda, Lorenzo, a parte che questo ne è uno, ma circa un mesetto fa ho realizzato in live su Instagram la realizzazione di uno Spider-Man da pagina bianca proprio a inchiostrazione finita, quindi lo puoi trovare sulle mie pagine, ti invito a guardarlo, perché praticamente era tipo la prima volta proprio che andavo in live, anche se ora l'ho fatto in modo professionale. Essendo questa una parte in ombra, ovviamente deve essere un pochino più scura, ecco perché sono andato a inserire quelli che sono questi tocchi di colore più scuro. Bisogna giocare con la luce in modo che illumini bene le zone esposte alla luce e le zone meno esposte alla luce. Io vorrei questo video salvato in memoria. Grazie Lorenzo. Comunque sicuramente noi riproporremo tutte queste live che stiamo facendo nei giorni di Lucca Comics, sponsorizzati e patrocinati da Lucca Comics. Le salveremo e ve le riproporremo con anche i sottotitoli in inglese. Sarà un lavoro lungo, ma vogliamo farlo nel corso dei prossimi mesi, così che anche i nostri amici e clienti americani possano seguirci, dato che ovviamente la trasmissione è fatta soprattutto per il popolo di Lucca Comics, che è prevalentemente giustamente italiano, ma mi piacerebbe poter avere un collegamento con gli amici americani. Ci rimangono altri 20 minuti di diretta. Prego, prego, Lorenzo. Okay, allora, qui voglio usare proprio un colore. Guardate un po' che colore che uso. Spider-Man A New Universe. Mamma mia, che colori, eh?
E ho scordato di mettervi la grafica in sovraimpressione. È molto carino vedere la diretta fatta in modo così professionale. Ho pagato una piattaforma proprio che potesse realizzare questo tipo di cose in modo professionale, perché siccome stanca molto di più stare attaccati allo schermo, cioè le attività di smart working sono più stancanti rispetto a quelle fatte fisicamente. Allora, se proprio vi dovevo tenere davanti allo schermo per un po' di tempo, dovevo farlo in modo veramente professionale, accattivante, che avesse un senso e che potesse piacervi. Siamo partiti dal chiaro e ci muoviamo piano piano andando nell'oscuro, sull'oscuro anzi, sui toni più scuri. Guardate com'è bello quando i colori veramente si mischiano così da soli, anche in maniera proprio inaspettata, no? Magari prendo un colore, convinto di una cosa, me ne trovo un'altra molto più bella. Ecco, prende veramente tridimensionalità, giocando con le luci e con le ombre. Scaricare pennello, non so se su Instagram si è visto. Quando c'è troppo colore si scarica semplicemente al lato dell'immagine, su tutte le zone di protezione con la mascheratura. Un gesto molto veloce. Avete visto quante novità ci ha detto lo scarabocchiatore? Io, quando l'ho contattato, gli avevo chiesto: ma ce l'hai qualche novità da raccontare per chi ti segue? Ma non credevo così tanto, eh. Sono proprio in assoluto la parte che più mi ha stupito, perché tipo quella di Luca, lo sapevo che Luca disegna bene, dipinge bene, sarebbe stato bello guardarlo. Come sapevo che Pino Cuozzo è un grande comunicatore, ma devo dire Mirko Leo mi ha proprio colpito, non stupito, perché so che anche lui lavora bene, però ci ha veramente dato tante tante chicche. Avete visto in anteprima delle copertine, dei folder, tutta una serie di cose che farà per la rivista. A presto, scusami, devo andare, Lorenzo Mazzocchi, grazie per esserti collegato finora. Per esserti collegato anche ieri. Allora, mi accorgo ora che il ragno è asimmetrico. Quindi devo trovare un po' di spazio per renderlo simmetrico. Quanto tempo ho? Circa un quarto d'ora. Facciamo 10 minuti, così poi vi metto un breve spot pubblicitario. Vi ricordo che domattina non ci sarà la sessione mattutina che avevo annunciato. Probabilmente sarebbe inutile farla perché l'orario non è quello appropriato.
rischio di stare in diretta senza che possa venire nessuno, e ci dispiacerebbe. Quindi sarà fatta la sessione pomeridiana, anzi lo dico meglio, la sessione pomeridiana dalle 3 alle 18 rimane, ma verrà fatta una sessione serale dalle 20 alle 22, dove ovviamente vi invito a partecipare, perché ci salutiamo anche, faccio quella che è un po' la conclusione di questa trasmissione live che non ho mai potuto fare. Davide Paratore, grazie Davide, ciao, grazie che hai commentato, ti saluto. Quindi adesso aggiustiamo questa zampa del ragno che prima era totalmente asimmetrica, la ripristiniamo. E questo è il bello dell'acrilico, no? Con l'acrilico puoi fare quello che vuoi. Ci rivai sopra e l'acrilico è pronto. Scaricare pennello. Adesso le zampe sono simmetriche. Prima erano troppo vicine, avete visto? Questa è in assoluta la parte più rilassante del lavoro che sto facendo in questi giorni con queste dirette. Eh? C'è niente di meglio. Come si alzano i contrasti, eh? Lo vedo anche dallo schermo, che ovviamente è più lontano. Ogni tanto mi giro per guardarlo e vedo proprio che ci sono delle zone dove gli scuri sono diventati più scuri e la luce azzurra è più diffusa rispetto a prima, e anche la luce calda, quindi la luce fredda e la luce calda. Serve un altro po' di colore freddo per andare ad abbassare. Cosa usi per creare il nero? Uso l'acrilico nero, marca My Mary. My Mary sono non particolarmente costosi e hanno veramente un'ottima resa. Tanti professionisti li usano. Inoltre è un brand italiano. Come vi ho detto più volte in queste live, si cerca anche di mandare un po' avanti quello che è il Made in Italy, fortemente colpito anche a causa della situazione del coronavirus, quindi si cerca di fare cose fatte bene in Italia, di usare prodotti italiani, ma non per altri. Io ho anche i Liquitex che sono americani, ma per carità, semplicemente noi ora sicuramente l'Italia sta affrontando un po' una situazione spiacevole. Strano, molti artisti odiano usare il nero. Allora, diciamo che una regola dice che non bisogna mai esagerare, bianco e nero netti non ci dovrebbero mai essere. Infatti, come stai vedendo, io sto cercando di dare veramente delle sfumature continue,
di unire i colori continuamente proprio per non creare delle zone di nero, 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 nero e delle zone di bianco, bianco, bianco. Questo è un proposito a favore proprio della correttezza dell'immagine, perché insomma per avere un nero netto dovresti essere in assenza totale di luce, qui di luce ce n'è anche tanta, quindi questo ti fa capire che non serve. Poi ci sono gli inchiostratori che lavorano solo col nero e lo fanno egregiamente, avete visto delle cose che vi ha mostrato lo scarabocchiatore in bianco e nero, pulitissime, precise, veramente fatte molto molto bene, e quindi ci sono, diciamo, ecco, quelli che lo usano quotidianamente il solo il nero, tipo gli inchiostratori, e ci sono quelli che, diciamo, cercano il più possibile di diluire i bianchi e i neri. Spruzzo un po' d'acqua per nebulizzata per chiudere la mia tavolozza ermetica, in modo che i miei colori rimarranno sempre freschi e domani possiamo continuare per l'ultima sessione. Adesso, cari amici, mancano pochissimi minuti, giro la sedia, così appunto potete ascoltare i miei saluti. Vi ringrazio per esservi collegati anche oggi. L'Open Studio Online ha come sempre il proposito di raccontarvi quella che è la realtà del disegno e di chi li fa, perché quest'anno non è stato possibile. Vi ringrazio che mi state seguendo. Davide dice, tipo ad esempio, ho chiesto a Dell'Otto e Federici e mi dicono che il nero macchia il colore, ma penso siano pareri individuali. Hai citato due nomi che di colore ne sanno veramente tanto. E, in effetti, un ottimo metodo per non macchiare troppo il colore è quello di usare il colore complementare. È una tecnica, una soluzione veramente intelligente. Infatti, tante volte so che il mio amico Gabriele nelle palette, che tante volte le vedete anche nelle foto che vengono postate sul suo profilo, non ha mai, diciamo, dei bianchi o dei neri nella sua tavolozza. Inizia a mettere dei colori chiari, poi inizia a mettere dei colori scuri e li sfuma con il colore complementare, quindi ha veramente ragione. Cari amici, io prima di salutarvi vi vorrei anche ricordare che c'è quest'asta in corso dove voi potete inviarci un'offerta nelle chat, in tutti i sistemi che abbiamo, per poterla, e poi tutte le cifre aggiornate saranno sempre sulla home page del sito. Fate riferimento alla home page del sito, domani alle 15 l'asta finirà, non importa che partiate con cifre stratosferiche, c'è un irrisorio prezzo di partenza. Partite con la cifra che volete, se volete chiedere qualcosa anche per quanto riguarda una, possiamo dire, trattativa per acquistarne più di uno, contattateci. Oggi abbiamo avuto Mirko Leo, lo scarabocchiatore, abbiamo avuto il live painting di Luca Strati, e tutto questo per aprire i nostri studi, perché non è stato possibile farlo. Vi ho fatto vedere due progetti che ho fatto nelle ultime settimane, uno per un chiropratico, uno per un avvocato, e vi ho fatto vedere il dipinto di Capitan America che brandisce Mjolnir, il martello di Thor, e il suo scudo rotto, scena tratta da ovviamente Avengers Endgame, e ve lo metterò da stasera disponibile per l'acquisto. Per qualsiasi cosa, ripeto, sentitevi liberi di contattarci. Finiamo mezz'ora prima per causa di forza maggiore. E domani mattina non riprenderemo dalle 10 a mezzogiorno come avevamo scritto, perché secondo un sondaggio che ho messo, perché appunto vedevo che anche Lucca Comics stava sponsorizzando molti eventi in serata, ho visto che molti di voi sarebbero molto più liberi a collegarsi con noi in serata. Quindi ci vediamo domani dalle 15 alle 18 e poi per una sessione serale conclusiva dedicata, tra virgolette, completamente al rapporto tra me e voi, perché ci sarà un'ora di light painting e un'ora di portfolio in mostra. Quindi vi farò vedere un'ultima immagine, work in progress, in formato A2, se non più grande, di Fenice,
che sto realizzando da un po' di tempo, disponibile per il preordine, ovviamente sempre contattandoci, e vi faccio anche vedere qualcosa di molto importante. Domani pomeriggio ci sarà questa conferenza insieme a Cartesia Editore per un progetto enorme che ho realizzato durante tutta l'estate. Si tratta di pittura di quella proprio su tela, molto classica. Penso sia un po' il livello massimo di pittura che sono riuscito a raggiungere e non vedo l'ora di mostrarvelo. Vi auguro buona serata e veramente, veramente vi invito per domani, almeno in alcuni momenti della vostra giornata, secondo il calendario che c'è, a collegarvi in modo da poter assistere a questa conferenza importante con Cartesia, alla continuazione della lavorazione di Miles Morales e a tutto il resto che vorrei farvi vedere. Grazie mille, vi mando uno spot e vi saluto. Buona serata a tutti. Trovi tutto quello di cui hai bisogno. Dipinti. Hai bisogno di immagini per la tua pubblicità? Vuoi migliorare la tua grafica? Su www.marcorussoart.com trovi tutto quello di cui hai bisogno. Dipinti, fumetti, immagini personalizzabili, grafica e molto altro. Scopri l'offerta per l'inaugurazione del nuovo sito. Avrai uno sconto del 10% su tutto il catalogo. Marco Russo Art, Creative Studio, idee, creatività, arte.